Ragazzi, ben trovati, ben venerdì, eccoci qua, no, live qui con me e il Coccia. Come stai? Oh, ormai pure la capoccia le sei rimpicciolita, mi c'entra in una E mano. beh, perché nemmeno C'è pellame. almeno il pellame, no, il pellame rimane quella. Ciao a tutti ragazzi, ciao grandissimi, ciao, ma come stiamo oggi? Non Guardalo me la Fabio come sta rompe, messo non me bene, la stai rompe. buono! Porco Allora, Giuda. ciao ragazzi, ciao, ciao, hai messo la musica sotto, hai mutato, hai cose, hai La musica mutato? non ho messa. L'hai messo. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao ragazzi, grandi, 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 follow, guarda, spolliciali, mi raccomando, oggi voglio vedere spolliciatori folli, Lo spolliciatore folle ci deve stare. Lo sai bene che non lo Vabbè, faranno. io lo dico perché lo Guarda, devo già dire. 73-29, quindi già non ci sei. Non ci sei proprio. Dimissione, la rimissione, la rimissione, la Comunque, rimissione. te l'ho detto, famo solo Twitch. Lasciamoli perdere questi. Alla fine, se tu ci pensi, non sono attivi. Guarda, Non quelli che c'è. scrivono tutta gente di Twitch, Sì, guarda. lo vedi, perché se tu adesso chiudi e apri Twitch, gli freghi Ma tutti. YouTube so bot, com'è possibile? Com'è possibile? Buonasera intanto, ben pomeriggio, ben trovati, ben venerdì a tutti. Ciao Huawei, Crash, Nicolò, Francesco, VRC, Alle Game, Solar System, Crash di nuovo, Saracinti, Spilacchia. Spilacchia, perché ti chiami Spilacchia? Ma chi ti ha dato sto nome? No, ti lascio. Spilacchia, Davide, Davide, c'è anche il Pollinone, ben trovati, ben pomeriggio. Allora, Però fa freddo, perché c'è la perfetta quella leggerina sul perché io sotto mestino? c'ho la maglietta Dai, e salute. no, è una Ce ne maglietta, due. è una maglietta e sotto c'ho la canotta. Ah, zio, devi Ah! stare sempre pronto allora, perché quando vai Ecco a perché presentare io mi ammale te no. perché cazzo, sei sotto che c'hai la C'ho la maglietta e maglietta e sotto niente, basta. il pelo, niente, io non c'ho manco il pelo, quindi. Allora, ben trovati a tutti, intanto spolliciate, followate, condividete, donate. Alexa, rinnova sub. Forza, 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 forza. Fabio, il dissatore di YouTube, è vero, io non sono di Twitch. Allora vai a followare qui sotto, adesso il pollinone, ti spamma il link, clicchi sul link, follow e ritorni, mi porti le prove, mi mandi il CRO, voglio il CRO. Che sei andato a followare su Twitch. Tanto ti vedo perché la schermata, ragazzi, guarda, vedi qui, vedi la minicam, Questo è quello che fa. vedi il fingerone, vedi il fingerone. Il fingerone adesso ti indica lì, quello schermo lì. Questa è la chat. Questa è gli avvenimenti che succedono. Quindi noi controlliamo Gli tutto, va avvenimenti. bene? Gli avvenimenti che succedono, va bene? Quello che potrebbe succedere, ma non succederà. O se succede, chissà perché succede. Quindi voglio andarti a vedere come ti chiami, come ti chiami. Mitico Leonardo Bellini, eccolo, ben Devo trovato. raccontare un piccolo aneddoto. Vai, vai, Stamattina vai. mi chiama Armando e Slab, no? Vai, grande Mi fa Armandone! senti, sempre sul 3950X, Sì. e mi fa: senti, ma ti posso chiedere una cortesia, ma mi promette anche una pastella? Oppure, il fatto, oppure che vuol dire? Mi fa: non è che magari me lo mandi già fingeronato? Ma cazzo? Sembrava se io ho Come detto faccio a fingeronarlo e poi incartarlo? Da arriva quello. che è incollato, no? È incollato. Ancora sono le stream su YouTube. Il venerdì alle ore. Guardalo, guardalo, guardalo. Wave che è andato. Bravo, io ti guardo. E su Però Twitch vedi si chiama. perché esce verde? Ancora non hai cambiato, perché non metti viola? C'ha ragione, tu mette viola, tu mette viola. Su, bravo, ti chiami Comet Wave, ha followato su YouTube, su Twitch, scusate, e Antonio Longo ha followato invece su YouTube. Benissimo, benissimo, Non benissimo. ci sfugge I niente. succedimenti che avvengono, imbrasate forza su Twitch, il link ve l'ha spammato il pollinone, quindi comunque sia, forza a cangurare, cliccate, followare, Ma ritornate, come tutto adesso 39,5? conate. Almeno mostriamo che ci Abbiamo, cioè guarda, sta riobbe. lì sotto, se vuoi sposti la poltrona lo prendi. Allora, ciao intanto Kira, mitico Gerardo, Gerardone Sardina, eccolo qua, eccolo qua, Ah, ma eccolo pure qua. il È light. light perché non te danno Non te manco più l'hanno la pentola, vedi, visto. pure io lo lancio, ora ti viene, perché quando c'è 1.000 euro in mano ti viene a lanciarli. Invece. Stefano, il grande fratello dei Noantri, bravissimo Lino Alberto, Albertolino, Albertuzzo. Vabbè, forse È si chiuso, è chiuso, rigirano. è Ciao, chiuso. Ragazzi, questo è il 3950X. Adesso io vorrei un po' di benzina e gli vorrei dare fuoco, così per fare il perché clickbait questo da è il paura. processore del Sì, momento. appunto, però sai che bello che gli dai fuoco così, bello in live, lo fai, lo vedi squagliare, inquadrato, sai che spettacolo. Bravi ragazzi, c'è anche 00 Cinema e Samil Puro che ci è andato a followare su Twitch, bravissimi, perché su Twitch ieri sera pure abbiamo streamato. Lui il pomeriggio guidava i camion dalla Scandinavia, è stato cazzo, sta Le lì. isole Svalbard. Isole Svalbard, che non esistono su questa terra, stava su Marte, ovviamente, è stato un altro pianeta. Io ieri sera invece ho fatto un po' di Red Dead, poi ho installato MotoGP 2019, mi sono fatto un paio di campagne, non puoi capire quanto perdi Chi ha aderenza sulla. preso? Il dottore? No, perché ho iniziato in team Tech3, una volta era Tech3, in team Petronas, quindi comunque Yamaha satellite. So, io tipo Care Labram, io arrivo, Ma ti sei pago creato il pilota e come funziona? il pilota si chiama Come si chiama? Stefano Arungeco, si chiama Ah, perché col pensavo numero finger. 28. No, è che non mi c'entra. Quindi alla fine.
ho iniziato la carriera, ti dico, calcola, faccio le qualifiche, ho detto, ma vabbè, me, livello medio, dopo che ho capito, mi sono allontanato 3-4 volte, ho capito com'era pure la fisica. E beh, perché lì pure è difficile, è difficile. Quindi, apparente, no, refresh away, oui, perché sei uscito e sei entrato, non c'è delay, non c'è delay. Quindi dicevo, che succede? Ho fatto la prima gara, faccio i test a Sepang, vado a Doha, lì, no, non è Doha, in Qatar, lo sei, il circuito. E di notte giro, primo turno libero, do 2 secondi a Marquez, dico, c'è qualcosa che non va, troppo forte, manco guarda la luce, è riuscito stanno a fare una cosa del genere, e vado a fare la gara, comunque parto in pole position, quindi faccio la gara, molto carino, metto, dico, quanti giri saranno, non si sa, metto prima 2 gomme, non può capire, metto dietro la media, comincia, stavo su una saponetta, dico, vabbè, mi sono allontanato 3 volte, ristarto, poi c'era pure il pollina, lo sa, e niente, praticamente ristarto per la 3ª volta con soft, vado bene, tutto bene, sto a gestire le gomme, a un certo punto comincia a perdere, vado a frenare, sembrava veramente la Yamaha vera, frenavo ma allargava tutto, cercavo di buttare dentro, mancavano 5-3 giri al termine, mi sono allonzato, mi sono ripreso, ero sesto, è perché mi ha ceduto l'anteriore, ho ripreso sesto, ho continuato, sgusciava che non ti dico, dovevo andare a vedere, c'è il VOD su Twitch, sono arrivato quinto. Qualsiasi cosa fai, sì, per strada, sì, ti allontani, sì, te, sia in real, sì, che non, sì, ma c'hai un dono proprio, è da tutti, che poi è bello, si allontana, non si fa male, comunque non più di tanto, non più di tanto, cioè, mi puoi rompere, mi piego, ma non mi spezzo, come si dice, il saponetto, è vero, ma esiste un video di quando Stefano crashò il vetro temperello? No, non esiste, Nicola, e sono contento che non esiste. Ciao, grandi ragazzi, no, giorno ragazzi, sto arrivando e preparo i bonifici per bonifico per 39,50, normalmente Stemero fingerone a dovere, va bene, legge romano, va bene, se lo stai venendo a prendere, potrebbe essere il tuo questo. Non c'è trucco, non c'è inganno, ragazzi, qui ti faccio vedere cosa c'è scritto qui dietro. Ryzen 9 3950X 16 core 32 thread 4 giga, 7 è una bestia, mettiamola. Oh, adesso parliamo brevemente dell'ultima scheda di video AMD. Com'è che nessuno ha chiesto niente oggi? Com'è che nessuno chiede niente quando escono schede di merda? Cosa sbatti? Non vedi che no, sbatti? No, adesso cosa sbatti? Io che... sbatto. Ma il microfono lo devono sentire, perché chi Alexa rinnova sub, bravissimo. Allora, bravo, infatti pure Raja ieri non può capire, stava a guidare, tutto in tiro, quarto giro, so primo, attento a fare traiettorie pulite, tutto, a un certo punto il gatto si alza, riparte, è venuta, qua, così con joystick, che così a un certo punto riuscivo più a guidare, a un certo punto ha capito che, poi stava fermo, a un certo punto faceva così, sulla coscia, perché mi infilzava? Perché ti spiego, il gatto quando decide di salirti sopra tu non devi rompere le palle, una volta lui ti sale sopra devi stare fermo, okay, ma io stavo fermo, stavo guidando, ma in quel momento si vuole rilassare, se tu ti muovi lui sente una leggera, devi stare fermo, sì, però lui, sai quando il gatto si rilassa che allunga il zampo e tira fuori le unghie, lo faceva sulla mia coscia, ogni tanto faceva giura, sto a fare la curva. Allora, sembrano entrambi sotto effetti di droga. Rainbow, infatti mi è uscito, l'ho controllato prima con Stefano. Quando l'hai preso? Roba di pochissimo tempo fa, c'era un Rainbow. Infatti c'è un bravo, bravo alle game, bravo alle game. Comunque prima Gerardo Sardina aveva scritto: signor Fabio, meno 13 e tempesta di neve, dove ti trovi Gerardo? Perché l'inviato, noi abbiamo l'inviato. Meno 13, tu stai alle isole Svalbard. Dovremmo fare il collegamento quello telefonico con l'inviato, perché lui è il nostro inviato che va in giro per il mondo. Allora, fammelo leggere, tempesta di neve, non si vede un tubo, dove ti trovi Gerardo? Ciao belli, in termini di performance cosa ci dobbiamo aspettare delle nuove schede video serie 3000? A parte che c'è da aspettare una quaresima per le serie 3000 che arriveranno forse prima, primavera inoltrata, prima dell'estate 2020, quindi ha voglia aspettare, chi dice? Secondo me prima di fine agosto non le vedi. Può darsi pure, no, però può darsi che la serie alta 7-8 luglio, no, settembre, ti dico di no. Va bene. Questo rimane registrato. Va bene. Dato, secondo me mi conveniva più fare doppia stream. Sì, è vero, una volta sì, ma non si può fare ormai. Quindi non si può fare. Allora, buche schifo. Nessuno ha detto niente delle schede video, eh? Sì, buche schifo. Buche schifo MD. Mirko ha detto, ok. Se la scheda madre non ha l'attacco per gli addressable, c'è un modo per mettere dentro la RGB o bisogna per forza cambiare mob? Devi avere un controller esterno che puoi gestire o col telecomando o col tasto quello reset del case per gestire. Mio nipote si è iscritto a che cosa, Benny? A YouTube o a Twitch? L'ultimo su Twitch è Samuel Pro Zero, o è tuo nipote? O se no ci sono dei controller, vedi quello di Cooler Master che ha il suo software, o anche quello di Corsair che ha il suo software, quindi gestione USB on board della scheda madre e poi lo gestisci tramite software. Sì, puoi farlo, Hertz. Ovviamente devi aver preso un processore col video integrato. Se hai preso un processore senza video integrato non puoi andare a video senza scheda video. Ah, rispondi un attimo. Perché vai a cercare fondi di magazzino su Amazon?
STV Shop, ve lo chiedo direttamente a voi. Avete il mouse di Glorious e la Drevo? Cosa mi dici? Non si fa, non si fa, non si fa. No, no, sì. Me la devi rompere. Perché secondo me quei tre LED su cui poggia l'hai già spaccati. Pronto? No, ancora no, ancora vengono, ancora vengono. Ciao belli, viva MD, Vortex. Vuoi andare in blacklist subito? Eh? Io sto dov'è qui. Dov'è Joe? C'è Joe? Joe, dov'è Joe? Joe, dove sei Joe? Ma scusa, che scheda video uscita a parte... La 5005, Che consuma, va come... Consuma come una 2070 e va come meno della 1650 Super. Applausi. Applausi, bravi, bravi, bravi. Grande Tony Cairoli che ci dona un decino e anche Aldo. Forza, si aprono le danze. Si aprono le danze. Guarda, 1230. Vale, 1230. Sono arrivati insieme. Sono arrivati veramente insieme in contemporanea. Mitico Aldo, Aldone e il Tony Cairoli che è il Leonardo Bellini della situazione, perché c'ha il doppio alias. Manca poco. Allora, vi dico questa cosa. Io, visto che siamo in tema di 2080 Super e siamo prossimi, vi dico, io ho identificato la 2080 Super che prenderò. Ovviamente, dato che, come ho detto, Bianche le produce solamente Palit e Gigabyte, e voi sapete bene che io non metterò mai nel mio PC una scheda video di questi due marchi, letto, approvato e sottoscritto, mi serviva un'alternativa da MSI di buona qualità più corta, e lì ci sono solo due marchi, o Asus o VGA. Io quando sento Asus un pochettino mi, e quindi sono andato su VGA, che fa una scheda biventola RGB carina, però è più corta di 5 cm della Trio, che ha due ventole sole più grandi. Io monterò invece Rocco. Io monterò Rocco nel mio PC perché non ho problemi. Va bene? 33 centimetri di scheda video, eh? Appunto, si chiama Rocco qua. Per, così per dire, cioè, ci sta. Perché ti quella sbroccata? Tremolo. Se vuoi ti do uno spoiler. In realtà le ho già ordinate. No, non si fanno queste cose. Se non ci arriviamo, cioè, devi refundare. Ce la metti la differenza. E devi refundare. Ce la metti. E se devi refundare? E se refundo, devi vendere a qualcuno. Non è che succede niente. Va bene. Grande Smaug, che ieri è lui che mi ha dato la dritta su MotoGP. Perché no? Mi dici perché no? Su che cosa? Perché no? Rip Elliott, Legend Never Die. Guarda, che cos'è? Che posso fare? Che puoi fare? In che senso che puoi fare? Dimmi, ragazzi, ieri ho fatto aggiornamento BIOS su MSI Live Update e la scheda si è sbragged. Mi fa come nel vostro video di pochi giorni fa, appena attacco la presa di alimentazione. Ma io ne ho fatte diverse questi giorni, però. Che scheda è? Ma tu cosa gli aggiorno? Gli aggiorno il BIOS o gli hai aggiornato il fatto del BIOS flashback, che è un'altra cosa? Poi, prima di fare il BIOS flashback, fategli prima il BIOS, nel dubbio. Gaming X Rocco. Secondo te MSI è contenta di questa nuova nomenclatura che tu hai dato alla loro scheda video? No, ma funziona. Secondo te? Ma ancora che andiamo con Ampere, volta, ma usa nomi come tu e il cane, o chiami Chantal, il cane si chiama Rocco. Uguale la scheda grafica Gaming X Rocco, è perché è Gaming XR, R sta per Rocco, no, e poi capite. Poi il problema è che tanto poi ti chiederanno: scusa, ma perché Rocco? Perché è lunga 33 cm e mezzo. Giuseppe Visconti, come non lo so che ci stai anche tu, ci stai, ciao, ben arrivato. Il processo isolamento grafico dispositivo audio Windows utilizza troppa CPU. Sbraga perché c'è qualcosa che non quadra. Perché Palit e Gigabyte e Asus no? Palit proprio perché... Dai, Palit regalo, Palit no. Gigabyte, diciamo che non sono un fan, date le assistenze che facciamo, ne vedo diverse che sono in condizioni che non mi piacciono e non me la metterei nel PC. Asus è l'unica, secondo me, che se la batte con MSI a livello di qualità sulle schede video, ti dico, e VGA se la batte al pari con queste due, anche se sono meno diffuse, dato che con MSI c'è un problema di misura perché ce l'ha troppo lunga. Io in qualche modo devo fare il mio, è uno striker, non è che posso avere il vedo carino, sai, non tagliato, carino che ha scritto, e poi la scheda video sdegene, non si può fare, no? Sdegene, perché ci può attaccare, su cotto. No, perché esce, no? No, va bene, ti fa la roba piccola, poi te c'entra. No, sono come quelli che vanno, che ne so, vai al brico, compri una cosa, non c'entra, la metti, capito? Apri il finestrino e fuori c'hai... Dobbiamo fare il meme, cioè il case di Fabio sta, metti Rebus, una foto di una cinese e la foto di Rocco, e capisci? Non ci va! Va bene? Non ci va. Allora, non è bianca. Ciao Tomok. Ciao. Attenzione, c'è anche un veramente, c'è un vero Rocco, cioè lui Rocco qua tela, ci sta. Allora, secondo me MSI è contento, tutto pubblicità gratuita, è certo, è sì Freddy che sì, no? Allora, comunque Gerardo si trova a 1860 metri e nevica da 32 ore. Con che te muovi, col gatto dei nevi? La stazione francese Les Arcs. Ragazzi, andate a cercare su internet, Gerardo fa l'inviato, qui sta.
qual è il mio processore per il gaming? Per il gaming ancora Intel, quindi vorresti prendere un 97K se non vuoi spendere una barca di soldi, se no vai su un 999, un i9, anche se sul gaming non si utilizza così tanto, però stai apposta. Gaming X Stacked Edition, esatto, gran bel case allo Striker, sì, è vero. Comunque che schifo. Stacked ha detto te, Stacked, perché? Ho capito, comunque se basta che guardi il pubblico. Io sono deboccare perché tu sei dei varioli. Ma io sono de bocca buona, ma non mi vedi come sto. C'è anche Siegfried Edition Black. No, quella antecentra, quella se fai uno slime, macello. Lascia verde. Modalità con restrizioni. Questo video pure non andrà in mente. Ma anche questo. Ma anche se altro video bruciato. Tenebbo pure andare adesso. Infatti sanno. Forza! Quella di monta questa, te sbagliato. No, te sbaglia che no. O metti su sta scheda e ti sputa la B450 con 3950X. Ben pomeriggio, Jay Calvo, intanto Giampiero De Lollis. Fabio, la scheda, perché non la colori col Plastidip? È uno spray che fa pelle di plastica. Perché? Ma perché ti fa ste pecionate? Poi si vede che è una zingarata, no? È come se vado a casa sua e trovi i rubinetti d'oro. Dai, ma sta buono, dai, mamma mia, che trasciata. Oh. Sì, d'oro giallo. No, ti stavo a dire perché nei campi nuovi si usa comunque. Sì, ma le case di casa nuova stanno. Si usa, porca miseria. Gameward si fa le schede, sì. Super Phantom GLH, la conoscete? Sì, conosciamo la marca, però non conosciamo la scheda nello specifico. Io una Mobo Gigabyte mi trovo benissimo. Beh, mica tutte, oh. Super Mandingo XT. Questa qui è una versione nuova. Io monterò quella proprio che quando tu la prendi, la metti nel PC e fai. Capisci? Da lì viene. Che faccio? Lascio? So 2 kg. Asus ROG, no? È bravo. Allora, volendo la pelle spruzzata, si toglie facilmente. Spruzzata, magari. Fabio, tu con questi 1230 euro compraci una 2080 Ti e la tua 1080 dalla Stefano e fai fare uno slide. Ma ormai siamo arrivati. Ma poi tu dici, eccola, Stefano dice ok, ci posso arrivare con una. Sì, lui già non è manco tanto l'idea dell'altra scheda, l'idea del cavetto per collegarle. Ma poi scalla troma, ma non si può fare. Toddo, c'è pure il Toddo, ragazzi, hashtag Toddo, un saluto al Toddo che mo ho visto che pure lui si è messo. Non gli dite questa cosa che ho appena detto dalla scheda video, perché meno male. Ma visto che Toddo sta diventando youtuber? Ma che sta? Ti giuro. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, andate a cercare su YouTube MSI Italy, canale YouTube, cioè su Instagram e anche su YouTube ci sono dei video che stanno Pollina, facendo. Droppa il link, dai. Cerca il link, Pollina, e droppalo. Oppure Toddo, fatti pubblicità da solo, ti diamo questa possibilità. Sfruttala fino a che sei in tempo. Plin. Allora, pubblicità, ragazzi. Il canale di MSI si sta lanciando con delle vignette, delle cose curiose da fare nel loro studio a Bergamo Alta. E c'è pure il Toddo dentro. Io me ne sono viste un paio di video, quello che hanno fatto uscire qualche giorno fa, devo dire, a parte c'hanno un montaggio da paura, questo mi fa capire quanto non fanno niente quell'ufficio, perché comunque si mettono lì a gestire montaggio da paura, c'è riprese da paura, che pensi infatti bene, esatto, però sono divertenti, sono carini, sono dei piccoli sketch che comunque sia ci sta, comunque loro sono molto calorosi, dai, ci sta, quindi andatelo a vedere. Toddo mi dà sempre qua mezza piotta questo spot, ricordate, link di cose del canale, sì, MSI su YouTube. Pollina, forza d'arancina, e qui te stai a bruciare. Fabio, devo farti i miei ringraziamenti per avermi fatto risolvere il problema dei dettagli grafici. Dai, alle game c'è sempre un problema. Manco mi ricordo che ho detto. Che ne so, tu basta e dicevo. Fabio, la MSI 2080 Ventus è compatta, non ti piace? Sì, però c'ha prestazioni leggermente inferiori, che la Ventus è l'entry level, può dire 2080. Quindi, capito, lui invece vuole top the top. Ragazzi, una soluzione, vorrei realizzare un custom loop dentro l'H500. Mo continuo, aspetta che mi è arrivata pure una fitta. Soluzioni per una tanica piccolina, non c'è molto spazio, la scalata del radiatore frontale. Devi prendere a meno che... e pompa all together. Se prendi EK che fanno quella piccolina così, con la tanichetta più piccolina, la tanichetta sarà 5 cm più sotto c'è la pompa, la puoi mettere in verticale da una parte, sennò devi ingegnarti per mettere la tanica in orizzontale sotto la scheda. No, ma hai visto quella dell'alfa, quello che ho caricato sul sito? Non hai visto? No, ancora no. Magari la palletta della discoteca. È una palla, quella dentro è pompa e baschetta. Più RGB.
Non ti piace? Vabbè, no, troppo no. Bravo Pollina, che ha spammato il Toddo. Toddo, dove stai? Toddo, dai Toddo, donassi i soldi su Streamlabs. Forse stiamo a cambiare schede grafiche. Ti devo ordinare la scheda grafica da montare nel mio PC per lo streaming di qualità. Sotto al video di YouTube trovi il link Streamlabs. Dona lì perché il counter sta salendo. Toddo, era uguale. Se fa basta quella dello stipendio, poi recupera. Forza, Fabio, che stanno a crescere i capelli. Sì, è vero. Mi avevi detto di cambiare alimentatore, vedi. Che vuol dire, però? Già fatto, dai, sono efficiente, non vi lamentare, devo mandare la baracca avanti da solo. È vero. È finito di fare la dieta, Fabione? No, non lo vedi? Sta aspettando di scomparire. Perso 10 kg su 25, voglia. Mario, 29 cm di che cosa? Parliamo di schede grafiche, se no qui andiamo a dare con le restrizioni, attenzione, Buonasera intanto, Alex, sì, buonasera. No, l'ho vista la Ventus, raga, però cercavo qualcosa di un po' più spinto, no? Io probabilmente tra poco farò uno slide di due Asus ROG 1080 Ti per cloccate. Cosa ne pensate? Userò il bridge di Nvidia. Allora, lo slide... Se le schede già ce l'hai, sì, se le stai comprando, no, cioè... Capisci? È bravo, cioè, comunque stai a prendere una scheda che vecchia, che consuma tanto, e mette le slide adesso... Che te dico? Ci siamo capiti, no? Signor Stefano, chef Stefano, se vi mando una cartolina da qui, il signor Fabio mi manda in blacklist? No, perché no? Assolutamente no. Mandacela a Gerardo, che la cartolina la attacchiamo on the wall behind the coccia e lo mettiamo attaccata là dietro. Toddo, allora, come ti senti, a stare davanti a una telecamera a recitare e sbagliare 800 cose per dire una battuta? Come la va, Toddo? Adesso lo sai perché succede, Toddo? Perché ve le preparate, dovete andare a braccio. Se andate a braccio, non tagliate niente. Non tagliate niente, come viene. Poi quello che fa il montaggio si fa il mazzo, però viene più figo. Perché non potete più fare doppia stream? Perché YouTube c'ha un vincolo che ti dice l'esclusività. Twitch, stessa cosa. Noi per creare l'identità di Twitch più gaming, più fuori, out of the store, quindi in the house, yeah, the streaming with the game, allora lo facciamo da lo facciamo da casa, perché c'ha un'identità più sua, più cazzilla, più comunque sia, capito? Sì. Oh, ma ci sto o no in blacklist, dice Ciccio. Uno stress, non avete idea. Ma di chi è stata l'idea di fare qualcosa, Toddo? Comunque, per allora, me è Gianpaolo, per me è Gianpaolo. Mi serve per forza l'attacco a tre pin sulla mob o va bene anche quella qua? Allora, non mischiare RGB addressable con non addressable. A parte che è differente il voltaggio, 5V, 12V, bruci tutto. E poi se sono due sistemi completamente diversi, quindi stai molto attento. C'è un nostro video fatto abbastanza bene su questa differenza, lo trovi su. Allora, questo è quello che andremo a montare oggi. Oggi vi presentiamo come è fatto. Sì, Mario, però se devo andare su Zodak preferisco EVGA a quel punto. L'ho vista comunque quella Zodak. Questo è quello che monteremo oggi. Luce, eccolo qua. Che Ryzen? Questa è un Ryzen 5 3600. Forza. Ci siamo? Avete messo i like? A 100 like inizio a montare, forse. Forza. Dai. No, puoi stare pure fino a domani. No, ci arriviamo. Tanto ragazzi, dai, forza con sti like su Twitch, forza. Alexa, rinnovare il sub su Twitch, forza. Donazione se volete per contribuire alle 2080, potete usare i Streamlabs qui sotto, c'è in descrizione. Toddo che dice? Ho visto il commento. Ah, perché Ciccio gli ha commentato. Evidentemente qualcuno ci è andato giù pesante, ma era ovvio che se tu avessi detto questa cosa qualche simpaticone, tra cui Ciccio, che non a caso sta in blacklist, sarebbe andato a commentare. Ma l'importante è che se ne parli, nel bene o nel male. Quindi comunque ragazzi, poco più su, sulla chat, c'è il link del canale di MSI Italy, dove fanno comunque sia sketch. No, dove canale, vai, metti like, follow, vai, forza. Allora, chi monti? Montiamo questo B450 Gaming Plus Max con un SSD da 480. Sì, 101. Ma sono stati bravi, però oggi si sono più. Oggi sono più reattivi. Sono di meno, ma sono più. Sì. C'è vento da voi? Sì, c'è vento da noi. Tanto stiamo dentro, quindi non ci interessa. Togliete i like, così non montano niente e perdono un cliente. Ma non ti penso proprio. Aspetta, 039. 727 mi è arrivato come scritto in cinese. La mia prima domanda è perché hai comprato Ryzen 2007? La seconda è perché hai comprato su Wish, su AliExpress. E perché se costava 50 euro non ti fai due domande? Ma oggi per il gaming è meglio un 5 3600 o un 96K? 96K va leggermente meglio.
Gli assemblaggi in casa Intel sono estinti? No, se ne fanno di meno. Toddo caccia i sordi, forza Toddo, vogliamo vedere il denaro. Vai, tira fuori il centone, hai 100 euro verdi slavati, quelli nuovi. Allora, Fabio monta questa bugia, GeForce 2000, infatti. Super XC Gaming, quella, ma no, non la può, quella è global, mannaggia. Toddo, ti spammi da solo il link del canale. Pollina, dobbiamo parlare. Lettera di richiamo. Lettera di richiamo a Pollina, che mi spamma un canale per un altro. Pollina, allora, ma lo vai a vedere, se vedi un Toddo in vetrina, chi è quest'ora? No, Peppe. Allora che, che ne pensate del PC Express 4? Aspetta, se devo fare una cosa per Pollina. L'ho distrutto, pezzo. Album. Oh, Dezel, Dezel 86, è un gruppo rock. Ben pomeriggio ragazzi, il caffè oggi ve lo offro ragazzi, volentieri io. Grazie, grazie che ha donato, ha smosso il counter 1233 euro 82,20%. Oh, è mica male. Toddo, metticela altri 200, forza. Dai. Peppe, lo capisci che non ti rispondo? Allora, forza Pollina, ha spammato quello giusto. Fammi controllare se è quello giusto. Allora, Fabio, don't tamburellare on the table, mi scoppia il sub. Giustamente c'è il sub. L'ho fatto apposta. Ha messo quello giusto? Messo è gaming. Ma questo è quello globa. Aridaglie. A Pollina. Mannaggia la pupazza, Pollina. No, MSI Italia, il paese che include anche la tua regione. Non è vero, perché non è inclusa, per lui viene da fuori, per quello ha il VPN per riuscire a stare sulla live nostra. Mannaggia la Calafrica. Allora, grazie, per adesso sono più sveglio. Ma la tanica più pompa messa in orizzontale può dar... La pompa deve stare come te dice, come deve stare. La tanica la puoi mettere pure in orizzontale, se è piena fino all'orlo. Certo, è un po' complicata metterla, perché poi la devi riempire. L'ho spammato più di Twitch, dai. No, stai spammando quello sbagliato. Cerca MSI Gaming Italy quando vedi. Senti, ma una cosa importante non è per te. Mi chiami Wargamer o Cucciardi, per favore? Mi chiami. Ultimamente il Pollin ha cangurato troppo poco. E quindi sta un po'. Scusa un attimo. Scusate, raga, venite a dare una mano a Pollina che non è in grado di mettere un link corretto, per cortesia, grazie. Sei sul gruppo dell'UMEF, eh? Allora, forse l'ha preso. L'ha messo i 16. Clicca. No, dovete se è questo. Clic, ragazzi, rotella centrale del mouse, ora un'altra scheda, controlliamo se è messa. Eccolo, è quello giusto, l'ha preso, forza. Mettete, iscrivetevi a sto canale di MSI, forza, MSI Italia. Ce l'ha fatta. Allora, ho comprato il Ryzen da Amazon a 190, mi è arrivato le scritte in cinese. Ma è scritte in cinese dove? Bravo Toddo! Bravo Toddo! Comunque Toddo è un po' da Purciaro, eh. Bravo Toddo, vi offro un caffè che è un po' che non entrava in live. Mortangolieri Toddo! Bravo Toddo! Senti, ma hai spediti sti cesti? Lonzino, Lonza, lenticchie? Stanno arrivati sti cesti? Non mi sa che non niente, perché mancano 10 giorni. Non mi ha spedito niente stanno. Com'è che più schede madre fai e meno roba arriva? Ma com'è? Non lo so. Da strano cambiamo, eh? Ma infatti. Da strano cambiamo, dobbiamo prendere accordi con qualcun altro. Ma sì. Ho sentito che c'è stato un altro brand. Un altro brand ha detto ci offre un bel cesto, eh. Chi è? Poi dopo te lo dico, a tre le spette, mo c'è Toddo, pare brutto. Te lo dico dopo. Che stai a cercare? Sì. Allora, Giuseppe, no, Giuseppe, sta buono, che tu sei già troppo iperattivo. Sai buono. Tu sei il fan numero uno, ma stai tranquillo. Allora. Chi è meglio, 2080 Super o 2080 Ti? La 2080 Ti è meglio perché c'ha 11 GB di RAM, però il costo in base alle prestazioni poi che ti offre, che la Super si è avvicinata molto, non, ad oggi non sta con me. È inversamente proporzionale, porca miseria, però Toddo, non va bene sta cosa, eh. Io ho promesso che ai ragazzi facevo lenticchie, gli affettavo un po' di lonzino l'anno scorso, era buono, era buonissimo, cioè, quindi... Ma sono abbassati i prezzi con 1200 da voi e momenti non bastavano per una configurazione con 660 Ti. Devi vedere al momento in cui si fa, guarda, non c'è moltissima differenza tra noi e l'online. Cioè, può variare pure su un totale, magari pure dei 100 euro, ma non è che parliamo di 500-600 euro, eh. Allora, un bel mattone di dissi. Sì. Bugia sta un passo avanti. Scritto. Non vissuto che se le mie boss erano questo dissi, non va, mi appello al VVume. Quanto costa il PC? Questo PC costa precisamente... Allora, vabbè, che c'è il monitor dentro, un bel MSI Optix Mag 271 144 bla bla bla,
considerando il monitor, considerando la licenza di Windows e considerando magari la scheda Wi-Fi, se togliamo il tutto, sto PC costa 4, 3, 2 circa 1150 euro, 1180 euro, questo PC. Che programma usate per copiare SSD con dati e sistema operativo su SSD M2? Guarda, principalmente usiamo Acronis, ci troviamo molto bene, funziona molto bene. Ciao Andrecu, ciao. Che cos'è il lonzino è il cavallo, lonzino è quello che si affetta e si mangia, con le lenticchie si mangia lo zampone, non il lonzino. No, non hai capito, fai le lenticchie col zampone, il cotechino, no? Il lonzino te lo affetti come antipasto, come aperitivo, ci fai aperitivo, un po' di lonzino, un po' di salamella, un po' di formaggetto, un calice di vino rosso, quando arrivi ai lenticchie stai bello scocciato, quindi comunque stai da paura. Cristiano Ronaldo intanto, direttamente lui, l'unico e il solo originale che scrive salve, si è abituato subito al linguaggio italiano. Le scritte cinesi erano solo sulla confezione, non lo so, dovremmo vederle, magari se scritte in cinese, ma il processore che c'è scritto sopra stampato... è una buona mobola B450 Horus M, si può fare overclock spinto, stanno tranquilli. Ma overclock spinto? Di che cosa overclock spinto? Che cosa spingi? Che cosa overclocki? Quella è una Horus M, sarà per micro ATX. Sulla 0390 Gaming Plus bisogna installare anche i driver audio Realtek. No, con Windows 10 si riprende da soli. Che meglio scheda video Nvidia AMD, Nvidia tutta la vita, Chris, assolutamente, perché comunque se arriva a fare delle schede con prestazioni più alte, cosa che AMD per il momento non ci riesce. Con le prossime gen di console il rapporto qualità prezzo rispetto a PC gaming non è favorevole, non è in favore delle console, ma le console è una scelta di praticità, non di costo. Il costo sì è contenuto, però è la praticità quella che fa la differenza. Ci sono tante persone con figli, ragazzini, lavoro, poco tempo, non c'hanno spazio per il PC, che mettono una console attaccata al loro bel 50 pollici 4K in salone e lo usano anche per giocare un po'. Buon pomeriggio Extreme DJ, intanto ben arrivato, ho scaricato 3D Mark gratuito ma non parte, come mai? Non lo so, prova a scaricare, a parte puoi scaricare Even Bench se vuoi scaricare un benchmark per la scheda grafica, insomma. Ho scoccato Ryzen 5 2006X, ma non è che sale più di tanto, eh. I Ryzen non è che salgono più di tanto a livello d'overclock, quindi non so quanto ti convenga. Una volta ci abbiamo fatto pure un video sul 2006X, saliva dei 100 MHz, quindi... Nino Verde, di che cosa si parla 109? Overclockiamo questo pollicione sotto il video, forza, spammare. Todd, quando è che vieni a Roma? Todd, quando è che torni a Roma? È una buona è buona una MSI 1660 Gaming X 6GB con una G... Con... Sì, ce la puoi mettere. Se ci sono le scritte in cinese sulla scatola di Razer, significa che sono processori venduti nel mercato cinese. Può darsi. Principalmente sì, col processore è lo stesso, in teoria dovrebbe funzionare. Montalo, vedi se funziona. L'RX 590 conviene ancora? Non è mai convenuta, però se costa poco la potresti prendere. A me non piace sinceramente. Il lonzino da mia parte è una specie di lonza. È una lonza più magra. Si chiama lonzino perché il lonzino è più piccolino, cioè le fette più piccole. Lorenzo, incredibile. Even Benchmark, bravissimo Benny. Quindi per chi vuole lo può scaricare, anche quello è gratuito. Per iniziare, 109 per iniziare. Di che cosa? Ah, di like. Bene. Sì, adesso iniziamo. Aspetto che torna Fabio. Abbiamo raggiunto i like richiesti. È vero, Gugo Tacchi. È vero. Però non ti vedo a te, non ti vedo followato, Gugo Tacchi, eh. Hai followato? Sì, ma se sai se esiste una sorta di possibilità di upscaling su PC come quello di PS4 Pro in 4K? Non credo. Su PC c'hai le regolazioni, i test che fanno, cioè i benchmark che si fanno prima di lanciare il gioco, ti setta la grafica al meglio. Ma le console sono cappate, quindi escono col gioco già cappato. 4K fake, però sì. Però è inutile. Se vede in 4K, si vede meglio un 2K maxato su PC che in 4K su console. Questo è poco ma sicuro. Ben pomeriggio tanto a Riccardo e ben pomeriggio Predator. Chi non ha followato ancora? Chi non ha followato? Toddo, c'è followato su Twitch? Che tu mi sa che tu bazzichi male. Perché non mi piace? Perché le RX di AMD hanno un TDP veramente alto, quindi scaldano tanto, consumano tanto e hanno una percentuale di rottura un po' alta. Quindi non preferisco, e anche il discorso driver stanno un po' indietro secondo me, quindi preferisco Nvidia. O comunque sapere che c'è una scheda sotto che produce schede fino a altissimo livello, piuttosto che quelli che dai corrente spingina che non ci arriviamo più di questa, non andiamo ma si avviciniamo alla 1070. Così mi sembra proprio che stanno alla canna del gas. Stefano, puoi sentire Fabio se ci sono notizie per il vero P110 luce? In che senso il vero P110 luce? Cosa è successo Niccolò?
Dovevo stare con la febbre per potervi vedere in live. Omicitto, grande, grazie. Si è ammalato apposta, ma l'accento su... Allora, Pollina è... Pollina, Pollina o Pollina? Tu le dividi tutte e tre, da 4K a 4K. Ah, buono, 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 buono. Allora, allora, allora. Siamo per cominciare. Bravi, like mi state piacendo. Ma servono davvero 6 giga su una scheda video? Sì, ti posso dire, su alcuni giochi servono. Allora, Vincenzo Disco, ricambiamo il follow. Dai, forza, Vincenzo. Ma Toddo già ci segue, però noi lo diciamo uguale. Noi lo diciamo uguale. Allora, 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 allora. Mentre aspettiamo Fabio, visto che è una cosa un po' lunghettina, da quello che noto, possiamo anche cominciare. Chef Stefano, se uso le cuffie Bose per giocare, vanno bene o devo cambiare cuffie? No, vanno bene. Non hai magari il microfono, però vanno bene. Ma Twitch, Twitch Domenico, non... Allora, vi spiego. Tanti, tanti di voi già lo sapranno. Ve lo rispiego, visto che siete un po'. Su Twitch ci streamiamo dal negozio il martedì. Non vi scordate che il martedì, oh, cade come Avas, martedì si stream su Twitch dal negozio, ok? Il venerdì si stream su YouTube dal negozio. Gli altri giorni su YouTube usciranno dei video caricati e non live. Gli altri giorni, domenica pomeriggio stream Fabio su Twitch, lunedì sera stream Stefano su Twitch, mercoledì pomeriggio stream Stefano su Twitch, giovedì sera stream Stefano su Twitch. Viene streamato pure Fabio, quindi le live dal venerdì, YouTube, ok, le altre, martedì negozio e tutte le altre stanno su Twitch, quindi vi conviene followare, ragazzi. Grande Ernesto, ben arrivato, ben collegato. È del PC che avete assemblato sabato con i pezzi che vi avevo inviato io con quelli presi da voi. Sì, lo so, ma cosa è successo a questo vetro? Non lo so perché non parte invincibile 3D Mark, però perché devi far girare 3D Mark? Scheda video per il Full HD sotto i 200 euro. Sotto i 200 euro, sotto i 200 euro nuova non trovi, non la trovi, devi trovarla usata, prendi una 1070 usata, pure una 1060. Sai, come mai non vendete più alimentatori di Otoro? Li abbiamo presi, li abbiamo terminati, però non li abbiamo ripresi, però non è che non li vendiamo. Non avete la partner su Twitch? Ancora no, Maxer, quindi per quello dico... abbiamo diviso i due canali, uno per un discorso di politiche proprio dei canali che non vogliono che si overcrossano, quindi li facciamo da una parte e dall'altra per rispettare le regole, e l'altra parte è perché su Twitch naturalmente si prende un'identità più gaming, perché l'80% del tempo ci streamiamo i giochi. Grande Cugghino che ci ha followato su Twitch, lo vedi come si fa, lo vedi come si fa, ragazzi, si clicca sul link che il Pollina prontamente vi sta mettendo, il link di Twitch, ci cliccate sopra e mettete segui il canale, basta. Quando andiamo live su Twitch, quindi ci andiamo veramente 6 giorni su 7 live su Twitch, vi arriva la notifica, vi collegate e state con noi. Poi lì potete fare domande sui PC, domande sui giochi, cazzeggiare, quelle che vi pare. Lì ci siamo un po' di meno ancora oggi. Quando fai uno streaming da casa e giochi, cioè, sei pure un po' più libero. Non devo montare un PC. Vedi che se sto parlando non posso iniziare a montare, se no non posso conversare con voi, comincio a montare, ma poi se perdiamo qualche domanda, no? Ha detto che il vetro gliel'ha sfasciato il Corriere. Porca miseria. Salve Dario, ciao grande. Quindi il follow su Twitch ci va per seguirci, perché se volete fare una domanda su che ne pensi di questo, che ne pensi delle schede grafiche AMD, che ne pensi del processore AMD, che ne pensi dei Intel serie 10 che deve uscire, Toddo dammi qualche info, quando escono i nuovi processori Intel, forza. Per queste cose se ne parla anche più tranquillamente su Twitch, perché uno sta a casa, si gira, legge, ci dedica quei 30 secondi in più a rispondere alla domanda, si può andare a finire su certi tipi di argomenti più tranquillamente, siamo un po' più liberi, quindi per quello serve il followetto, bravissimo CXQRK, il codice fiscale. Sei più sbragato su Twitch? Sì, su Twitch sei più sciallo, più libero. Hai visto il prezzo del Mac Pro? Sta buono, mi hanno detto ieri sera, mi stava a sentire male. Ci compri una macchina di lusso allo stesso prezzo. Stefano, cosa cambia tra Gaming X e le Armor 2060 Super e quale è meglio delle Oddio. Due? Oddio! A questa domanda risponderà il buon Fabio. Cosa per la serie vecchia cambia praticamente la frequenza, il dissipatore e anche la presenza del backplate. Sulla serie nuova cambia la frequenza, il dissipatore, però l'Armor ha comunque il backplate e ha meno a livello di RGB. Ok. Toddo, in ogni caso segui i social MSI, perché l'anno prossimo avremo una vagonata di monitor nuovi, sia mai che magari con quelle caratteristiche lo avremo. Bene,
Aridai è invincibile, però se tu scrivi la domanda io ti rispondo e non me l'ascolti, dopo un po' mentoppo. Perché devi usare 3D Mark e non ti parte? Non ti so dire perché non ti parte. Forse sarà colpa delle DirectX con cui le lanci, però mi poi spieghi perché lo usi. Ho scaricato 3D Mark e non parte. Se l'hai comprato hai il supporto dei... No, magari scarica il free. Venduto, se non insisti. Se invece l'hai scaricato in altri modi, non ci interessa. No, è bello. Allora, Toddo, mi dai info sulle nuove schede madri per i nuovi processori di Intel? Tanto non sai, pure solo tanto. È energia. Senti che ha detto, ci sta o no? Ma che ci sta fatto? Finta di non leggere, non sentire. Hai capito? Non mi aveva risposto. Che schifo. Ho parlato di Lonzino, faccio le cose, non mi ha detto niente. Mi ha detto la cosa è inversamente lo personale, cioè più schede vendi e meno ricevi. Ah, ti ho detto così? Porco Giuda. No, è gratis. Sì, ma no, invincibile. Perché lo vuoi lanciare? Devi testare la tua scheda grafica? Devi testare il tuo PC? Stefano, se prendi i soldi su Twitch e YouTube e prendi la 2080 di Highlighting Z... Attenzione, attenzione, c'è il dissing a Toddo. Partito il dissing a Toddo. Allora, ragazzi, eccolo qua, ve lo faccio vedere subito. Dissing a Toddo. Toddo, senti, ma sto cesto, questa è tipo una minaccia che ha visto. Ma sto cesto, arriva o non arriva? Che dobbiamo fare? Dobbiamo parlare con i pezzi grossi? Dobbiamo scavalcarti? Vuoi veramente questo? Rispondi. Ma pensi, ma dici che se ne accorgerà che sono schede vecchie che usiamo solo per riparazione e loro ne producono, quindi per queste dobbiamo andare alla concorrenza solo per queste? No, ma tu gli fa credere, tu qui copri, c'è scritto qua, tu copri qua, metti una mano qua e dici, allora abbiamo preso le Z490, ultime uscite, ci hanno mandato in anteprima, gratis, qui ti faccio male, Toddo. Posso chiedere il rimborso della donazione? Te lo faccio subito. Ti giuro. Dov'è? No, dai. Poi il dissing vero sarebbe dammi like. La. Mamma mia. Mamma mia, questa se sto video arriva a Taiwan, porca miseria, ci licenziano. Questo così fai. Mamma mia. Allora, mamma mia, aspetta, che pure questo che manco ce va questo. È un altro socket. Forza. E qui andiamo. Guarda, sì, si sta bene pure là. Guarda mi che bel quadretto. Un caffè a testa. Buona live. T'ho detto, cioè non è che c'hai scelta. E il cesto ormai è in estorsione. Vuoi capire? Bene pure il prosciutto. No, il prosciutto no, perché ce l'hanno già dato. Mica sono tutti come te. Il prosciutto ce l'hanno già dato. Ho caricato in macchina oggi. Un bel prosciuttone è arrivato. Allora. Ciao Giulio, ciao. Attenzione, è arrivato pure i primi 67 che ci ha offerto un buon caffettino con un paio d'euro. Vi offro un caffè a testa. E certo, ci vuole. Ma sicuramente. Vado. Cioè, beh, forza, vado. Dai, su, a chi t'ha due caffè. Fabio, sono passati alle minacce qua, Toddo. Allora, vuoi vedere questo nel 2020? Vuoi vedere questo, Vuoi vedere la caduta? Vuoi vedere questo? Vuoi assistere a questo? Attenzione, Toddo, qui ti minacciamo, Fabio, guarda WhatsApp e ti ho risposto. Ti ha risposto su WhatsApp, Toddo. È arrivato qualcosa. No, se mi hai risposto su WhatsApp vuol dire che è roba grossa. È roba grossa. Bene, mi bene. Mi aspettavo, sto a fare il caffè. Bene. Allora, occhio, così andiamo a materiale. Mamma mia, mo gli piglia un infarto. Un infartino. Allora, guarda, questa. Allora, ma si potrebbe fare la stessa configurazione però con 2070 Super o non ne vale la pena? Di che cosa, Guild? Di che cosa parliamo? Beh, grande Dario che ti arriva la 2060. Ammazza, no, però non ce lasciano, fa niente, però. RAM XPG, eccole qua, le Spectrix D60G le andremo a montare, adesso arriva, che domani siamo aperti, certo, è sabato, domani arriva, KFA2, è una buona marca, sì, però non le conosco, ma tutti sti casini che sta avendo MSI con... Ah, e questa qui è una bella domanda, Mauri, questa è una bella domanda, ma tutti questi casini che stanno accadendo con il Dragon Center li stiamo risolvendo, Toddo, ci stiamo lavorando su, ne sai qualcosa? Comunque la scheda NDA che mi dai si chiama NDA con chipset NDA e avranno prestazioni NDA formidabili NDA, ok, veramente Toddo ci ha risposto dicendo non posso rispondervi, allora però qualcosa bolle in pentola, ok, sembrano uguali alle gara, sì, sapete niente sulla 2080 Ti Super, no, ancora niente, Toddo, sai qualcosa del 2080 Ti Super, tanto non ti può dire nulla. Allora, che dissi montare? Su questo, penso il dissi stock, cioè,
Su questa DC Stock montiamo? Sì, molto DC. Monta il DC Stock questa configurazione. Quello che sta all'interno. Ma ci sta qua dentro? Sì, ci sta. Ci sta. Io personalmente ci sto lavorando. Di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Conviene? Che cosa? Ryzen 2007X conviene? Ma se... Solo il costo c'ha le convenienze. Sono anche un programmatore. Ma che cazzo di... Che sta là il cellulare mio? Sta qua, sta qua. Che? Oh, ammazza, regà! Oh, aspetta, sì, è Peppe. Dimmi, beh, al volo. C'hai 10 secondi, vai. Va bene, va bene, se vediamo lunedì allora, ok. Ciao, 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 ciao. Ecco qua, risposta, cioè, allora... Che far vedere la risposta di Todd, mi... falla vedere in cam. Ma che c'hai in mano? Ma che è sta pistoletta? Ma che sei? Ma che è? Ma che è? Guarda, che cazzo allora fai in ufficio? Ma io pensavo mi mandavi il tracking dei cesti. Dai, mandami. Allora, posso avere una mail per una collaborazione? Che vuol dire collaborazione? info@cvx.it. Non ci chiede soldi o PC gratis perché ne dà. Non ci chiede sponsorizzazioni perché ne fa. Che altro ci vuol chiede? Che collaborazione vuol dire fare? Allora, dai, grazie per il caffettino a tutti quelli che ce l'hanno offerto, alla faccia di Toddo e di chi ce l'ho male. Ma vai, forza. Toddo ci ha messo 3 euro. 3 euro? Poi vado a Bergamo Arta, capito? 3 euro. 3 euro, poi dopo quando viene di portare in giro in macchina, accompagni, offre il caffè, pranzi, cene. Sì, infatti. Quando ma, è che, ma quando a proposito, dice, ma quella cosa poi che abbiamo fatto del rimborso Alberto, l'hai fatta o ti sento a scadere? Allora, oh, è arrivato il Cucciardi, il moderatore serio finalmente. Pollina, tipo pure Anna riposare che te vedo stanco ultimamente, eh. Mamma mia, è buona da lì. È un link, stava in difficoltà. No, comunque, Pollina, ti autorizzo ferie dal 14, da domani sei in ferie fino al 1 gennaio, tu sei d'accordo? Sì, sì, sì. La sì. Ferie, abbiamo i nerf in ufficio, ovviamente. Perché? Perché che ci fate? Stefano, sì, dovrei testare la GPU. Usa Even Bench. Benchmark, comunque, se non ti parte con i soldi che tu gli dai per le schede, quello che avanza con i premi di produzione, lui comprano le cagate. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Comprano le cagate. Se sono comprati i nerf, cioè, se hai visto lettere che sparasse in ufficio, te rendi conto? Io mi immagino che era la schifonia più. No, preso, non mai preso. No, io... Registra il video, fai. Poi dopo si lamentano che c'è il fatturato. Io vorrei dire, sulla nota spese, no? Quando leggi, quando il taiwanese legge nerf, nerf pistola, dai, come la giustifichi questo? Ma come la giustifichi? L'hanno messa, hanno fatto uscire un altro. Carica, dice, beh, contributo di FX, leva, però è nerf, di momento. Allora, che ce famo? Ci spariamo, è certo. Allora, ma me fate fai di Pirituni, c'ha ragione, Polina, ieri sera ha fatto 1:30 con me. C'era solo lui, che Piruzzo è passato. Allora, si possono comprare le felpe di FX? No, ancora non le vendiamo. Ni, le felpe no, ci sono le maglie tramite Twitch. Tramite Streamlabs Twitch. Mm-hmm. Che poi dovremmo fare. Dite a Toddo che mi serve GPU e dell'MSI. So due cose. Una te la dico io. Ce l'hai qua, io poi scrivete uno. Numero due, secondo te a Toddo che ne frega qualcosa che a te te serve. Sai quanta gente. Ah, Toddo, mi rimedi. Sta frase l'avrà sentita 2000 volte. Toddo, che sto chiedendo l'aghi grosso da 50 anni e niente. Dai. Poi se fai foto, poi se fai foto che sta abbraccia l'aghi alto più Toddo, di me. Toddo, ma tu te ne rendi conto? Toddo, ieri sono andato da Focelda, c'era il mio commerciale Roberto, ma ha visto quella perpetta MSI, mi fa, oh, a voi danno questo, a noi ci danno che... Sì, poi devi vedere Toddo e fai, queste qui però sono con figa, sono con logo vecchio. Ma mandami quelle nuove! No, che tutte le volte vedi i blastacchi che ho quelle con l'OVE. Poi tu gli fai così e lui ti dice: cosa vuoi? Ma sono 15 anni che ho questa io. Se lamentano tutti, e poi giustamente le fa: ma cavolo, ma dice, il negozio ce l'ha, il distributore no. Io ho fatto, guarda, non so dirti. Non so dirti. Allora, qui andiamo. Oh, Toddo, ti faccio le vaste schede, dai, che ci fanno brutta. Ci fanno, eccolo qua, B450 Gaming Plus Max. Allora, quanta avete di delay alla live? Sarai 30 secondi circa. No, di meno. Noi impostiamo zero come delay. Poi ovviamente un po' di delay è insito in YouTube. Nello TV, facci sta domanda, forza, che hai detto proprio una domanda, vai, spara la domanda. Stai facendo morire. Perché è un po' che non guardavi le live. L'imitazione la faccio bene, Toddo, però mi viene bene. Sì, perché poi c'è quella cosa un po' più Bergamo alta, ti faccio vedere, figa. Un pochettino così ce l'ha, Invece poi, Alberto è più toscano, è più aperto. Lui poi è del sud.
Come del sud? Vincenzo, tu non la sai. Te hai fatto un'operazione per chiudere i vocali? Parli tutto del nord, perché? Ma no, è perché dopo un po' che tu ti sposti, comunque lo perdi, no? Se tu ti spostassi là un paio d'anni, parleresti con loro. E tu ci ridi. Dipende, mettici sono loro che parlano come te. Mandaci Pollina su, ieri se cambia, mandaci Gigi su. Attenzione, Armandone! Armandone, andiamo con sto contatore! Sta buono! Qui ci voleva la musichetta, quella carica a pallettoni. Andiamo con sto contatore, 30 euro, guarda come si fa, Doddo, guarda, impara. Si metti in difficoltà, ma chi è stata parte del mio? Io ho messa nel pacco e taglia regalo, poi ci dona sempre, sto pure in difficoltà. Appena fatto un tempo a fare un passettino verso di lui, che lui sdaten. C'ha ragione, c'ha ragione. Armà, grazie. C'ha ragione. Che è cascato? È il processore. Ah, sì, aspetta, con l'accordo col piede. Grande Armando! Dai, Armandone! Dai, forza così, forza che si va a bomba, forza, forza! Ragazzi, buon pomeriggio, il mio PC random mentre gioco si blocca per un attimo, poi riprende normalmente. Idee, dimmi l'hardware, Nello, e ti do la risposta. Mamma mia, perché sbloccato 1268 ragazzi, 232 euro. Mazza, ora la matematica, eh? Cioè, c'hai la terza media, però quando c'è da fare sto tipo di conti, vedi come arrivi. La mamma dei sordi, Beautiful Mind, deve spicciare a casa. Sì, sono 232, bravo. Allora, dai ragazzi, forza, forza che oggi andiamo a cangurare, stasera si streama con la 2080 Super. Rispondi, perché... rispondi, Alessandro, pure tu ti sei imparato. Grande Armandone, forza, 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 forza. Allora, qui ci abbiamo il processore. Sì, 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 lo mettiamo qua, lo mettiamo qua. Mettere a posto prima che fai cascare. Toddo, ricotta anduia, Toddo, dai, quando viene a Roma ti rovino. Anzi, tanto non viene. Uso questo come supporto, guarda, guarda che bella. Sì, devo mandare il processore, ma come faccio? Allora, Armando, io te lo manderei pure, come faccio a mandarti il processore già fingeronato? Si impolvera, dopo la polvere si impasta, perdi. Non è che ci posso mettere la pellicola, capito? Capito? E dici, sai, mi preparo i processori già fingeronati. È comodo, ci metto la pellicola sopra, allora, quando li vendi, quando vengono al banco, ciao, senti, c'è il 97k, sì, come vuoi, fingeronato o normale? No, 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 fingeronato. Ecco Giuda, Stefano, non parte neanche Even, non è che manca qualcosa al PC, forse i driver della scheda video gli mancano, invincibile. Toddo è di origini meridionali. Di dove sei, Toddo? Dici dove sei. Tu che ti sei camuffato, scappato. Sei scappato. Le banane non ce l'ho una dieta, Max. Quindi al momento sono state bandite. Al momento la banana sì. Anche perché poi non è periodo. Troppo carboidrato. Non è periodo. Ma è sempre periodo. No, no, non è periodo. Non c'è periodo la banana. Come non c'ha? È un frutto tropicale, non c'è periodo. Lo trovi sempre, no? Non è periodo per noi. Fa freddo. Non te mangi la banana. La banana è una cosa fresh. Ci fai il frappè. Ma che stai? Non è una cosa estiva la banana. Ma che stai di te? Pesche, cocombro, quello è ma stile. Perché tu la sera, giustamente, autunno e inverno ti mangi i mandarini? Io non ho mai visto uno dopo cena, dice, mo mi mangio una banana. No, c'hai i mandarini, ti mangi i mandarini, no. Sì, però la banana c'è tutto l'anno. Sì, sì, ho mandarino capito. No, cioè, il mandarino sotto lo mangi l'altro. Appunto, in quel periodo vai su Bergamo Bassa, Bergamo Sud. Ma non sei di Bergamo Sud, te. Che dobbiamo fare? Toddo, quando è che pensi di riscendere a Roma? Coi cesti? Da cioè, quando scende? Non viene questo. Coi cesti. No, questo se tutto va bene devi comprare 7-8 mila euro di periferiche, shitty MSI per il Romix. Senti, mi pare ultimamente coi case e quelle cose stiamo a fare pure bene. Poi quindi non so più dove mettere questi cavoli dei case. Ti faccio vedere davanti. Vai a fare una foto, Yama. No, Yama a lui, aspetta, ti faccio vedere. No, la mostri a tutti, la mostri a tutti. Forza, forza. Allora, abbiamo iniziato l'assemblaggio, normalmente... Avete fatto i regali di Natale? Toddo, me ne hai fatto il regalo di Natale? Torniamo sempre al cesto. Allora, Arma, come faccio? Ma perché tu la vuoi fingeronata già? Perché vuoi fingeronato già il processore? Non si sente confident a fingeronarlo da solo. Ma dai. Ragazzi, se qualcuno vuole un Vampiric, ce l'abbiamo? Aspetta, vai così. Al momento. Ma che hai messo? Oh, è questa. Una cosa sola devi fare. No, perché cambia da solo lo scenario. Guarda, perché vai. Perché vai. Hai fatto male il coso? No, no, non ho fatto male niente. Vai. Mannaggia, Toddo. Zoomma. Niente, Toddo mi scrive. Guarda quanti case, quei cartoni che vedete là, sono tutti case, tutti vampiri, sono tutti uguali. Forza.
L'hai fatto l'albero stai? No, ce n'ho uno che io veramente è piccolo così. Quando finisce l'albero lo metto dentro l'armadio. Quando lo tiro fuori, non c'ha niente, non attacca niente. Era una battuta, Stefano. Ma io devo fingerlo davvero, Armando. Manca ancora la metà sopra, possiamo fare un soppalco. Toddo, sto aspettando che escono quelli nuovi. Perché ho visto le foto, non sono male. Non sono male. Sì, però. Bisogna vedere come sono dentro. È vero. Io è penso vero. Che tutti i case che arrivano a Roma, penso che stanno a fa man bassa con sti vampiri. Eh sì, siamo tutti noi. Io ho ordinato il vampiri. Già che ci siamo, Toddo, sto vampiri, c'è un problema. Che Stefano io, pure ieri mi fa. Però non è possibile. C'è un problema. Se voi fornite una ventola addressable RGB su un case che costa comunque più di 60 euro. Dovete dare all'interno un controller, perché altrimenti, dato che il Vampiric, che io questo lo dico al genio del marketing, no Giampaolo, questa cosa parte da Taiwan, no? Il genio del marketing taiwanese che ha progettato di fare un case a quella cifra, sa che dentro probabilmente la gente ci metterà una B360 o una 0390 Gaming Plus, ad esempio, che sono entrambe schede che farebbero scopa con quel case. Ma c'è un problema: se tu mi dai una ventola addressable RGB, poi me lo fai per una fascia di prezzo in cui io ci vado a mettere dentro una scheda madre che non ha l'addressable RGB, come faccio? Mi devi dare un controller, ma non me lo dai! Queste sono le problematiche poi che abbiamo sul territorio, Toddo. Il cesto non lo dai. Se siete come i politici, capito? Cioè voi fate le cose, no, fai le cose, però poi non le assembli, non assemblandole. In propaganda. Io ho questo, ogni volta che c'è un vampiro che assemblare mi spacca i maroni, ma pesantemente. Adesso come faccio? Come faccio? È giusto. Mi lamento perché è giusto, perché le cose le dobbiamo cambiare, Progetta le idee. Fai le idee. Ma io ho detto, ma un brand. Quando sono su da Toddo, l'ho visti, 3 case, 2 io ho bocciato e uno io ho promosso. Vampiric 010X, metteremo il controllo. Bravi! Bravi! Così si fa. Voi dovete contattare a noi, dice che dobbiamo fare. Forza col fingerone, ragazzi! Che stiamo aspettando? Sta più a freddo. Dai un po'. Pure su YouTube, mo c'è sta il ditino. Ma mia Pollina, che battuta, Pollina! No, no, legge, no. No, io do il time out. No, questa è bella. Pollina. No, non glielo puoi dare il time out. Come non glielo posso dare? Io ti posso dare il time out a tutti. Time out. E basta, Pollina, dai. 300 secondi. C'è pure il Cavalli, Mandami un controllo al mio Vampiric, Fabio Taccagni non me ce l'ha messo. Ma tu c'hai... Ma che sei a di Cavalli? Cavalli che scaramate c'ha? Cavalli, tu c'hai la X570, quella ce l'ha il controllo, tu c'hai la ventolina dietro, illuminata, perché stai a far provola? Cioè, perché gli vuoi fregare 9 euro di controllo a Toddo? Tanto già ce ne ha dati 3 adesso. Tanto non te li dà, forza le Star Nord, si sono accorciate le braccia. Diventato come tutti gli altri, dici? Eh sì. Forza qua, fingeroniamo, siamo a metà dell'opera. Forza. Comunque quel Cavalli consegnato il PC, sparito. Non ha più visto. Niente. Nerd a days, fino. Come ti trovi con MD Cavalli? Beh, mo ti dirà, top, MD top, bro, top brand. Mi potete rispondere a favore? Nicolò, qual è la domanda? Io un i574 mi sarebbe già sbragato 3 volte. Allora, il problema se l'hai sbragato 3 volte non è nello sbrago. Hai BIOS aggiornato, numero 1. Numero 2, è tutto nuovo. Aspetta, B2 è anche C4. Nello sbrago. Che stai utilizzando per sbragare? Sempre lo stesso coso, aggiornata la 1503? Toddo, lo voglio anch'io il controllo. Calla, vedi pure Benny c'ha lo stesso problema. Vedi? Mag Bunker è morto, ma è vecchio quello già calvo, Fabio rispondi, che me so perso? So a legge. Rifate le domande, che sono quelle che non ho risposto, rifatele. E poi in tap, no, se non avevo il mouse qua sopra. Bene, fingeronato, andiamo a mettere il dissipatore. Questo lo mettiamo con la scritta MD così. Dritta, beh, almeno. No, è di lato così, di taglio, sì, no? Sì, dritta, nel senso che... Tanto sull'estetica non c'ho niente da dire. Mi aiuti a restare senza 090 morta per colpa di Dragon Center PS Crazy Fix sono. Overfrank, porco. Allora, due cose Overfrank. Uno. Innanzitutto amo finito il caffè. Quindi adesso li posso dire, è proprio finito. Sono dovuto andare al supermercato a comprare le cialde. Quindi, come siamo messi con la consegna? Numero uno. Numero due. Restare senza 0x90 godlike morta per colpa di Dragon Center. Che vuol dire? Flash BIOS. L'hai mandata poi in assistenza o no? Hai provato la cena senza RAM? Hai provato a resettargli il BIOS? Hai provato a lasciarla mezz'oretta senza corrente? Durante l'inverno c'è un bel tepore, col calore ci siamo, vedremo d'estate.
Allora, Nicolò, il tuo vetro ci arriva settimana prossima. Lo stesso, ovviamente, settimana prossima te lo spedirò. Poi ti mando una mail col tracking appena è partito. Per il resto, il PC va bene, spero. Mi sono dimenticato una cosa fondamentale. Ma l'EverX 3000 me vanno bene col sì, ma vanno bene, ma porco Giuda. Cioè, non puoi mettere RAM a 3000 MHz con 3950X. Non lo dire che ti blasta. Ha messo un processore che c'ha 85 core. Ci vanno le 3.6. Cioè, giù. Provvisorio le puoi mettere. Però è come se io prendo Stefano. Vedi com'è bello, no? Lo faccio lavorare uguale. Però lo faccio lavorare mentre lo strozzo. Lo vedi che non rende. Lo rende al massimo. Sembrava Sandro Ciotti. Allora, vai. No, oppure gli leghi in braccio qua. Tipo, questo lo può muovere solo tipo Moncherino. Ci riuscirà uguale, che sì, ma sì, però non c'hai lo stesso rendimento. Guarda che dito, quando uno fingerona si vede subito. Quando la stringe le mani, piacere, fingerone, vedi? Allora, questa è fatta. Adesso, come adesso, quattro, al secondo vendo la fibra, non te la supera. Come ti connetti? Col cavo oppure no? La RX 580 è buona per giocare a Fortnite. Non è buona per Fortnite. 194, forse ce la fai pure. E streamare no, mi tocca comprare un controller. Benny, una scheda madre buona B450 Gaming Plus o Tomahawk, dipende, sono molto simili. Se è un PC da gaming ti direi la Gaming Plus, altrimenti appena la Tomahawk. È in partenza lunedì, mamma mia, risolto il problema del caffè. Dai, grande Our Frank, quanto te voglio bene. Caffè gioia. Il caffè che non ti annoia. Pure a casa lo faccio, ci metto le donne rezze dentro, ma c'ho le tazzine queste, quindi dico sempre il caffè gioia. Vabbè, ma loro non lo sanno. No, non lo sanno, e te frega. Se uso il cellophane intorno al dito ottengo lo stesso risultato e non me lo sporco. No. Attenzione, Extreme DJ, Domopack, come si chiama? No, 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 non è la stessa cosa, perché non hai il feeling. Tu quando vai a fingerone un processore, c'è un imprinting che tu gli dai, quindi devi entrare nella conferenza. Se tu ci metti il cappucciotto, il preservativo sopra il dito per non zuzzartelo. Toto, la scheda Over Frank non la preseno, altrimenti gliel'avrei già sostituita, ma non l'ha voluta prendere a noi, perché lui ogni tanto, deve sapere che Over Frank è una bravissima persona, ma ogni tanto gli prende la fregola del risparmio, che lui guarda il prezzo e fa però c'è l'offerta, e puntualmente poi mi pecca sull'assistenza. Però lo stiamo educando. Lo stiamo educando. Sì, lo sta educando la vita in realtà, sì. Non lo stiamo educando noi. Questa leggenda metropolitana, l'RTX 2060 non è per il QHD 60Hz. Chi l'ha detta questa? Comunque sì, te lo dico, 2060 non supera, oggi fa una fatica immane in Quad HD. È morto e display soltanto, quindi nessuna prova disponibile. Ah ok, quindi non è che ti ha fottuto il display. Sei andato a flashare il display e te l'ha fottuto. Hai provato a scrivere però all'assistenza, it.assistenza@msr.com? Tanto per rompere palla associo, tanto lui dice. Ho preso 2060 super amp, sta 2 GHz fissi, una bomba, però la uso a 1080p. Ma cioè non è che sta scritto da qualche parte la 2060 la devi usare in quad HD, non sta scritto da nessuna parte. Ti dico che a breve questa, da qui a 3 anni, se hai comprato 2060 e non la cambi, ci giocherai solo in quad HD, fidati di Fabio. Chissà, magari metteranno il controller su nuovo MSI Store. Vincenzo, allora ve la do io qualche info più sullo store, o sono sotto NDA, Vincenzo? Verso aprile maggio mi faccio a scaricare il processore RAM 9. Grande, bene, così mi piace. Fra un'ora vado a montare un PC a un mio amico. Ok, non fare casino e fingerona come fingerona si come si deve, mi raccomando. Sto primo piano su Stefano è molto sexy. Mo' mi tocca sta calmo. Lo so, Benny, sono momenti. Bello compatto questo. Sì, questo fa parte della nuova linea di Antec. Che con si case chiama stretto e alto. Stretto e alto. La nuova linea. Poi ha preso a farli così, che sono belli, vi dico la verità, c'hanno solo un problema questo tipo di case, che se lo accoppi con scheda madre, con scheda video MSI Trio, non ce vanno. A parte questo, tutto a posto. Vabbè, poi non penso che qualcuno voglia infilare la 2080 qua dentro. Comunque. Toto dice, vai sereno, nessun segreto. Allora, verso aprile sarà lanciata lo store online di MSI. Lo store online di MSI sarà in realtà un negozio che racchiude tutti i vari negozi, tra cui ovviamente anche noi. Quindi voi comprando da quello store, sostanzialmente usufruite di offerte, sconti e quant'altro, comprate poi sostanzialmente in casi normali a prezzo di listino. Da noi in realtà, cioè da noi o negozi comunque come il nostro, perché MSI non venderà direttamente, ma è una cosa che loro fanno per aiutare noi rivenditori. Poi sul progetto MSI Store vero e proprio è un'altra cosa, quello si parla di store fisici che apriranno, il primo già ve lo dico non sarà a Roma, sarà nel nord Italia, però su quello poi non posso spoilerare troppo, Bergamo, anche perché non c'ho ovviamente
scusa, è il primo dove se lo aprono. A Bergamo Alta. È normale. Alta però, Non mi fa Bergamo Sud perché è da poveri, Allora. Bene. Su. Ma ho letti tutti, Nello. Che mi sono perso? Fai copia e incolla. Dopo mille chat mi hanno dato picche. Se ora la smonto, Maria resta senza PC per un mese. No! Maria! Allora. Francesco. C'hai ragione, è giusto questo, ti sto dicendo. Quando tu compri una cosa, però, ma questo neanche lo devo spiegare perché uno sei una persona adulta, due ci conosciamo di persona e tre già te l'ho fatto sto discorso, però non ti puoi lamentare che rimani senza PC per un mese se hai, scusami se te lo dico, acquistato una scheda da canale non ufficiale. Se tu l'avessi presa da canale ufficiale, come è successo per la tua 2070, che ti ricordo si è rotta, in quanto tempo te l'ho cambiata? Due giorni? Tre forse, calcolando pure la spedizione? È normale che c'è una differenza di trattamento tra canale ufficiale o canale non ufficiale. Perché? Perché in realtà sono io, Fabio, comunque chi per me, che ti anticipa la scheda rotta sapendo che tanto poi MSI gliela cambia. Se tu compri da un negozio che non è un negozio ufficiale, quelli poi devono prendere la scheda, mandarla a MSI, aspettare che MSI gli dica va bene, non va bene, e poi gliela rimandano. Poi se te la danno riparata, te la becchi riparata, non è che te la becchi nuova per forza. Tutto questo fa parte del pacchetto che tu hai comprato. Se tu la scheda la vuoi pagare meno, non ci puoi avere la botte piena, la moglie ubriaca, come si dice a Roma. È normale, se tu risparmi è giusto risparmiare, però devi, lo sai che nel caso in cui malaugurato si rompa, non c'hai lo stesso trattamento, ma è normale questo però. Ciao Toddo! È pure giusto. Come so, Toddo? Toddo, 5 meno 20, questo a banca lavora, non lavora in ciao, Toddo. Ciao Toddo, i cesti, Sì, ciao, la moglie sta in lavoro, già sta a macchina. Lo so, che ti fa, il canale ufficiale purtroppo dà, il canale ufficiale toglie, come si dice, no? Sì. Capita, purtroppo, è solo quello, se fino a che va tutto bene, uno dice, ci ho risparmiato, bene, quando va male, purtroppo lì si nota la differenza di passo che c'è, purtroppo è così, che vogliamo fare ragazzi, può capitare, può capitare, tutto fa esperienza poi alla fine, questa ce l'ha sotto la presa, perché questa è un AMD, quindi la presa dell'USB 3 l'hanno messa in basso, e quindi la colleghiamo in basso, ecco qua, messo, che ci abbiamo qua altro? USB qua. Ciao Toddo, Fabio. Poi Fabio, uno serio sul lavoro, non mi prende in giro, sicurezza massima. Ah, quello è sicuro, Mars. Quello è sicuro. No, vabbè, a me poi dispiace che sia successo con Overfrank, perché Overfrank lo sappiamo che non è uno dei furbetti del quartierino, cioè Overfrank compra generalmente tramite canale ufficiale, quindi secondo me è stato anche dal fato punito in modo eccessivo. Sì, è vero. Non è che te voglio dire che c'è sta gente qualche miseria che compra, fai domanda a te, ti chiede info a te, non gli parte il PC, te lo portano, fammi solo la diagnosi, perché stai tranquillo, poi comprano tutta Amazon, cosa, AliExpress, e non si rompe mai niente, becchi lui, poraccio, ma fa metà e metà, tutto quello che si poteva rompere gli si è rotto. Comunque c'è una spina nel fingerone. C'è una spina? Nel fingerone destro. Grazie Cristiano, ci ha donato un euro. Grazie. Credo che sia comunque un canale ufficiale e... sai che non lo so, penso di sì, il problema è che essendo uno store grande, l'unica cosa che c'era quello lì è che sicuramente faranno delle verifiche loro interne, che non è che tu gli mandi la scheda, la controllano, non so, qualcuno di voi possiamo chiederla questa info, visto che ci sono 188 persone, penso che qualcun altro l'abbia già fatto, qualcuno di voi ha mandato mai qualcosa in garanzia a D-Price, ci sa dire magari i tempi di restituzione? Il fingerone, guarda dalla camera, sto puntino nero che vedi al centro, è la spina. Questa sicuramente quando ho scaricato i 2 quintali e mezzo di legna l'altro giorno. Un po' che sta lì a spinare. Mi sa di sì, sono 4-5. Mo' adesso che. Perché per fortuna ho fingronato col sinistro, sennò sentivo la pressione, no? Dal fato punito in modo eccessivo, uguale hai avuto sfiga. Eh beh, sì, prende, sì. Allora. Vedi quello che dicevo. Però te non cambia niente a meno là. La cosa è. Vedi, dipende sempre dal titolo, perché se tu mi dici con la 2060, poi bisogna vedere sempre quale 2060, che ce ne sono 2 miliardi di 2060, se mi prendi la mini ITX e ti dico non è la stessa scheda. Comunque, su Red Dead 2 in Quad HD provaci un po', cioè Stefano c'ha la 1080 che va più dalla 2060 e comunque Quad HD, mentre streama specialmente da 45 fps già non sta a 60. E che vuoi fa?
È mai venuto qualche personaggio famoso a farsi il PC da voi? Allora, anni fa venne Lello Arena. Ma ha comprato gli accessori. Sì. E personaggio famoso tu intendi ad oggi, cioè, tipo youtuber. No, sarà... venne uno che di quelli che faceva il Grande Fratello. Una volta. Chi era? Ottusangolo, mi sa che venne. Ottusangolo, ragazzi. Avevo ricordato Ottusangolo su Mediere Gol. Lui venne. Sergio qualcosa si chiamava. Allora. Liberto Stile. Ah, com'era qui per fare la cosa? Allora, Nello, Fabio, è tutto aggiornato, almeno della update. Per il resto, quando sbrago Windows lo faccio con la USB. Posso darvi altre info? Allora, ma tu la chiavetta la crei? La crei ogni volta aggiornata? Cioè, l'ultima che stai mettendo è la 19.09, quello che è? Ma il Polin è tornato o è rimasto seccato fuori? Ah, cazzo. Oh, 300 secondi, non è più tornato. Vabbè, giustamente ti ho detto che stava in ferie. Ci sarà per te. Ma come avevo messo l'altra volta quella dashboard di YouTube che mandavo spot? Ah, io mandavo spot? Cioè, è quello... cattiveria. Sì, sì, volevo fare spot per noi. Come si faceva? Deve andare qui. Che poi già ci sei. E poi ci stava. Come l'ho fatta? Quello che è. Forse su Analytics. No, ci sta. Come no? Il Polina c'è, ma mi appello al WWMF per il time out, proteggiamo i moderatori. Se continui Polina te ne do altri, E questo è il problema. Era cabina di regia, ma hanno cambiato pure il coso. No, già, lo faccio da qua. Tanto almeno qua ci arrivo. Sta buono! Allora, ciao raga, è possibile sapere se fate permute sui processori AMD? Vorrei cambiare il 37X contro il 9X. Sì, lo facciamo, però il 37X e lasciarlo in permuta a un negozio e poi lo devi rivendere e rigarantire non ha un gran vantaggio per te. Poi, no, se è recente, il consiglio che do sempre è vendilo da solo. Ecco, questa dicevi te. E mi sa che era quella? E questa è questa. Che vuoi fa? Com'era? Però l'altra volta leggiamo pure in alto c'è stava scritto spot, no? Del genere. Ah, hanno messo un po' di creare clip. È questo di fa. 16 annuncio. Pam, a posto. Lo sono beccato. Ah, vedi? Cattivi, Può fare pure la clip, Può fare pure le clip, eh? Ah, si stanno integrando. Eh beh, sarebbe pure ora, Termina streaming. Lo streaming è integro. La qualità dello stream è eccellente, dice lui, Eccellente. È eccellente. Eccoci qua. Gusto, grazie per il follow. Forza ragazzi, sì, forza. Sì, sai come diceva mia madre, mi diceva se ti fai male te do meno sopra. Eccezionale. Te do il resto. Grande. Alexa rinnova sub. Forza ragazzi, forza che non è Nello, finito. Purtroppo altre info, il PC che si blocca, se l'hai già sbragato, le temperature sono ok e usi l'ultima chiavetta Windows, ti dico lo dovrei vedere, cioè vanno fatti dei test più approfonditi, ma non li posso fare a distanza. Dai ragazzi, forza, spammare i social, forza, fingerone, forza, rinnova sub. Ragazzi, c'è Twitch, Telegram, Instagram, Facebook. Forza, muoversi. Oh, aspetta, Max Laudi ha fatto una domanda, su questo forse sei più esperto tu. Forse. Esiste una scheda madre che mi consente di sfruttare due NVMe contemporaneamente senza sacrificare tutte le linee? Sì, praticamente tutte le schede madre di fascia, diciamo, medio-alta ce l'hanno questa possibilità. Quindi vabbè, per MSI sicuramente le Ace già e forse sì. La Pro Carbon. Sì, assolutamente. Poi dipende se sì, quale tipo di processore vai a montare, però sì. Vediamo questa scheda grafica, la 2060 Super Armor. Devo vedere quanti canali c'ha, forse solo uno da 8 pin. Allora, cosa ne pensiamo delle nuove Xbox? Non l'ho vista, diciamo che noi il mondo console non è che... Raga, secondo me Xbox sta fortemente in calo perché ha perso tantissimo a livello di esclusive rispetto all'altra parte di PlayStation, cioè Sony con la console loro ad oggi penso che ha un potere molto più elevato rispetto a quando invece c'era la PlayStation 3 con la Xbox 360 che se la giocavano, ma ad oggi con l'esclusività dei titoli PlayStation sta avanti secondo me, poi a livello di prestazione e potenza è quello.
può fare pure una console più potente del mondo, ma la gente, i ragazzetti poi che usano le console. Poi, l'ultimo giorno prima delle ferie si è messa a spammare i link, sa fa efficiente. Sì, perché ho detto, certo, ma adesso l'abbiamo ripreso, ricadritto, capito? Allora, c'ha solo un 8 pin, sì, giusto, corretto, ci sto. Metto qua. Titan 6GB Found Ramp della purtroppo le Titan non è che sono esenti da problemi solo perché costano, eh? Condividete i vostri dubbi e le vostre perplessità su Telegram. Mamma mia, Pollina. Beh, non è che ci sostituiamo agli psicanalisti, eh? No, no, anche su Telegram c'è gente che si spaccia come psicanalista, quindi vai ragazzi, se avete dubbi, per dire, vedi, volete delle risposte, noi chiuderemo la live. Se vi rimane il dubbio su una domanda che vi siete dimenticati, non siete riusciti a fare o non vi abbiamo risposto, Telegram è il posto dove potete andare a scrivere. Ragazzi, ma come faccio io a montare un RX 2080 Ti con un 6700 bottleneck? Tutto. Posso fingeronarlo il Pentium 4 Prescott? Ecco, esatto, queste domande qua. Sì. Perché si fissa e giovinezza, siamo anche su TikTok. Mamma mia. Per chi non Hai finito il repertorio, Pollina, o c'è altro? Ma guarda, noi la Edge non l'abbiamo mai messa neanche a catalogo, Nilatak, perché secondo noi non c'ha molto senso, che tra la Gaming Plus e la Game Pro Carbon ha un prezzo troppo vicino a quello della Game Pro Carbon, e quindi a quel punto prendi la Pro Carbon. Allora, se c'è la X370, il 2SX lo puoi mettere, il 35X non mi risulta che esca, a meno che tu non hai info che io non ho, è solo per il mercato asiatico, zuccolotto. Fabio, lasciami fare il mio primo. Va bene, Pollina. Ti dico che dai link che hai dato non si è scritto manco una persona, giusto per dirti, almeno su Twitch. Forza ragazzi, fingeronare, forza. Come stai messo? Io ho finito. Vabbè, sono le 16:51. Sì. Che è quel Molex pendente là? Purtroppo in questo caso ci sta, non ci posso fare niente. Vabbè ragazzi, ho visto che un 3950X portatile confermate, sì, Nick, ce ne sono arrivati ieri 9, ce ne sono rimasti 5, quindi move Ambres, facim Ambres, forza. Quell'armor ha il ventolame che si ferma in idle. Lo sai, mi ha fatto una bella domanda. Non so se c'è il fan stop. Penso di sì, però dovrei verificare. Tanto Costantino ci dona un euro tramite la super chat. Dai, e forza con la donazione, che andiamo. Ricordate, raga, la super chat non fa incrementare il counter. È vero, raga. Se la donazione è per boostare il counter, per dare una smossa al counter per le due schede grafiche, si fa sotto al video di YouTube. Adesso qui c'è scritto donare tramite Streamlabs, è più facile, si può donare anche tramite PayPal, quindi è più rapido e boosta il counter. Boostiamo con questo counter, forza. Se ti dà un errore smart, Nicola, è un hard disk che ti dà errore smart, non c'ha quasi margine d'errore, è lui stesso che ti dice che è rotto, quindi backup and replace, come direbbe Stefano. Esatto, sì, no, io ho detto sbraga e distruggi proprio. Search and destroy, capito? Nel caso, stasera chi streama? Penso nessuno. Stasera è venerdì, no, non streama nessuno. Ieri ho streamato, su questo weekend presumo che buon Fabione. Sì. Domenica io volevo andare a pesca, ma c'è mare forza 8, quindi streamerò e guiderò il camion. Questo è la vita. Se la vi una domanda, con un i5 5700 posso montare un RTX 2060 Super? No, perché non esiste il i5 5700. Questo è il trabocchetto, eh? No, i5 5700, oddio, non esiste. Esiste il 7.5, forse sarà quello. Comunque 2060 Super con i5 7.5 sta un po' stretto, eh? Se le domande di prima che ti ho detto io vai a fare su Telegram. Un po' Fabio, forza, sono 50 euro di differenza tra le due. Dici che conviene, vorrei metterci un 36X e mi sa che la Carbon è troppo. Poi, ma le due quali, Nila, abbi pazienza. Io mi sono dimenticato tra le due quali. X570 Gaming Edge. Non ti so dire. Guarda, la Gaming Plus già comunque. Allora, ti dico questa cosa.
che si dà quasi per scontata, cioè non si dà per scontata in realtà, la Gaming Plus di Intel non c'è niente a che vedere con la Gaming Plus di AMD, questo ve lo può dire anche Stefano, a livello di come è fatta, connettore e tutto, la sì. Gaming Plus X570 è molto superiore. Vabbè, alla Z390, sì, però diciamo come fascia di prezzo, no? Cioè come tipo di prodotto, oltre comunque c'è sempre la Ace, la Pro Carbon, basta, e la Godlike. C'ho manco un gancetto per lega sto cavo, io dovrei fare quest'altro giro, perché? Vabbè, tanto fai il mappazzone e poi chiudi come tuo solito. Ma non è vero, sto a fare dei cable management. Sì, sì, ultimamente hai visto i miei tutorial? Ma guarda, ma che ho visto il tutorial? Sì, qualità prezzo c'è, Alex, è un alimentatore diciamo economico, però comunque sei modulare. Il problema è se viene da Napoli, Nello, poi non è una cosa che tu vieni e noi lo vediamo instant, quello ce lo dovresti spedire semmai, perché comunque noi come tempo di intervento ci abbiamo un minimo un paio di giorni per l'assistenza, cioè, se dobbiamo trovare un difetto poi diventa una cosa che magari a te te lo fa a casa, esempio, ogni tre ore te lo fa, e noi calcola nell'arco di una giornata di negozio magari ce lo fa una volta sola. Ogni volta che noi dobbiamo fare una prova per vedere qual è il pezzo che ti crea il problema, dobbiamo aspettare e non saremo mai sicuri. Fino a che per diversi giorni non ci ha dato il difetto. Se non è una cosa che si manifesta ciclicamente, cioè se c'hai un difetto che dice ogni volta che gioco entro 5 minuti mi dà questo, allora è un conto. Se è una cosa più saltuaria, quelli sono i problemi difficili da indovinare, che poi non è che sono difficili, ci vuole solo più tempo. Tutto là. È più rognosi, diciamo, capito? Sono quei PC che purtroppo li metti all'angoletto sul tavolo, ogni tanto gli dedichi del tempo, però non puoi metterti a fare anche solo quello, sennò se ovviamente se dovesse essere eseguito H24 per PC ci avrebbe pure un costo elevato. Pronto, si fixa? Buon pomeriggio intanto Foradam. Ciao. Grande intanto a Sir Felix che ci ha followato su Twitch, bravo Sir Felix, bravo, ricordatevi che streamiamo tanto su Twitch, l'80% delle volte che siamo live siamo su Twitch, che non vuol dire che se stiamo giocando non possiamo rispondere a domande del tipo c'ho il 7.5, c'è monto la 2080 Ti e mi fa Battleneck, possiamo rispondere lo stesso, quindi lì c'è più modo di scambiare quattro chiacchiere, ok? Allora, qui siamo messi abbastanza bene. Andiamo a mettere la scheda grafica. Ciao, sono quello che ti ha lasciato il PC in assistenza qualche giorno fa. Eh beh, certo, noi generalmente voglio bene, però porca miseria, se è un negozio dei PC, ma quanti pensi che ne aggiusta? Fa una prova. Non 100, non uno. Chiamalo al meccanico, ci senti? Ciao, sono quello che ti ha portato la macchina l'altro ieri. No, l'altro ieri manco. Anzi, qualche giorno fa. Ah, ok. Quanto costano i cavi slivati? Ci sono i kit di cavi slivati, stanno sul nostro sito. Quanto si trovano più o meno? 20 SPC. No, quasi una trentina metà che stanno. Beh, però te l'hanno tutto, Sì, però vabbè, ce l'hai tutti slivati con i pettini. Ti danno 2 da 6 per la scheda video, 2 da 8 per la scheda video, un 24 pin e un 8 pin. Sì, Salvatore, comunque ti avevo risposto, no? Quel processore è poco per quella scheda video. Ti consiglio di cambiare prima il processore o di mettere massimo la 1650 super o 1660. Non andrei oltre. O comunque sì, la puoi mettere, c'ha il processore strippato al 100% su parecchi giochi. Ce l'ho da 12 anni quella disca, peccato. E beh, se l'hai guadagnata il pane direi che è pure quella che lo cambi. Oppure sai, un altro aneddoto che potremmo raccontare, ci sono alcune tipologie di clienti che quando ti portano qualcosa a raggiustare, no? Tipo, mo tu hai detto sta cosa, hard disk 12 anni, non ti fanno... Sempre andato bene. Beh, sempre andato si è rotto bene. L'hard disk, cioè, okay, guarda, il PC c'ha 7 anni, poi lo vedi, no? Vissuto, bello, no? E fai, guarda, il problema è e com'è che si è rotto? Cioè, la gente deve sapere il perché, che cos'è che è accaduto. Non è che si può rompere da solo dopo 7 anni l'hard disk meccanico. Che cos'è che l'ha fatto rompere? Così non lo faccio più. Ogni 2-3 minuti si frizza il PC. Lo so, Nello, so quei problemi che ci vorrebbe tempo per vederli. Quindi sono quelle cose che per capire che cosa c'ha te ne dovresti privare per diversi giorni. Ah, mi sta staccando, pensa che sfiga. Che fascettata, si era staccato il power bar. Strano, dal mago della fascettazione. Bello. Ecco qua. Va bene, sì, ragazzi, i preventivi sempre tramite mail. Voi scrivete entro 24 ore e vi rispondo io. In persona, non è che c'è un omino che molti risponde. Dico, se questo evento le si fermano.
parte mo si spinge. Ma questa non è l'Armor, è l'Armor, no? È questa Aventus. È la 2060 Armor. Ah, l'Armor, ok. Questa è l'Armor. A posto, risponderemo a questa domanda. Sfateremo questo mito non appena il friccichello. Il 7920. No, Mario, cambia il processore. C'ha 8 anni. No, fai pure 10. Il 7920 è il primo mai ho montato. Basta. So che te 1366. Basta, vendilo, stacci e basta. I terzi sono, ci sono i tute loro, cercane. Mamma mia, Extreme DJ. Vabbè, traduco io. Ci sono i tutorial loro, cercano la starter pack su YouTube. Che ancora non è finito. Allora, come faccio a capire dove collegare i cavi? Ci sono i tutorial, appunto, da risposto. E quella verde sotto cos'è? È una scheda di rete Wi-Fi. Idea, aggiungiamo al counter delle 2080 ultima puntata di 9 la starter pack. Esatto, quando arriveremo a 1500 ti faccio uscire. Poi non hai capito, vogliamo i soldi per per fare la puntata, ormai ci dovete pagare. Un 650 gold andrebbe bene a 2060 Super Amp Extreme. Sì, andrebbe bene, se è di un'ottima marca, quindi se è gold sì. Però è molto silenziosa. Allora, no, ma in realtà, ma c'è ni fricci. Allora, comunque sì, si fermano le ventole, raga. Guarda, sono ferme tutte e due. Vedi? Aspetta, mi sta sfondando le orecchie. Vedi? A video ci andò. Vedi? A video ci andate. E quindi senti come scroscia. La piove? No. Senti che robetta. Tobios di settembre fa sta giornale. E mo dopo. Mamma mia, secchiate, raga. Vuoi venire col motorino te? No. Anche la test bench. Allora, ma sono stato. Alle game, mo stai a chiedere troppo, eh. Guarda, ti posso di. Guarda, la test bench c'è stato. L'altro giorno ci è mancato poco che mi ci rimettessi, però poi non l'ho fatto. E stavo lì lì, no? Ma questo sbaglio tutti. Devo assemblare un fisso con 2080 in 9. Mi consigliate di farlo da solo o farmelo fare a qualcuno? Hai mai montato un PC prima d'ora? Cioè, il primo che assembli non te lo fai da solo. Guarda, ti posso dire. Se dovessi mai acquistare questo computer e lo acquisti da noi, l'assemblaggio e l'installazione e tutto quanto è tutto gratuito. Quindi fatti due conti. Tanto se compri verso l'ANC ci porti, paghi. Cioè, Mars ti dà una dritta sul cable management. Quel cavo di alimentazione potresti farlo passare insieme a quello a 24 pin. Sì, Erz ci sta. No, non mi piace, mi piace più che va sotto, è meglio. Si sente la pioggia, senti mo. Yeah. La sentite? Raga, sta secchiate, eh. Piove veramente tanto. A case chiuso andrebbe a nascondere. Sì, è vero, se segui. Però ci provo magari. Ci provo Marzio. Il mosso non mi serve. Il mosso non mi serve perché non mi serve a me dopo. Ma perché ce li fa? Guarda, fai così. Bravo, va tranquillo. Senti, tanto. Il mio io ci faccio quello che mi fa. Certo. Ti ha detto così pure per gli ultimi tre, peccato che. Ma se si rompe chi è che compra? Sempre te. E allora? Quello della GPU, sì quello della GPU. Cos'è sto strano rumoraccio? È la pioggia. Scende la pioggia. Allora dai, rispondiamo mentre si installa Windows a un po' di domande. Però risposta in modo rapido, ok? No, non cominciamo. Forza, startiamo. Risposta in modo rapido. Questa qui si chiama l'angolo della velocità. Ah, facciamo così, te lo cronometro, facciamo 3 secondi a risposta. 3 secondi a risposta, ok. Mi serve Windows 10 craccato. Aspetta, Mario, cercalo online. Vai. No, però si dovrebbe vedere questo. Come non facciamo? Si vede, non si può vedere. Forza, ragazzi, sparate domande a raffica. Domande a raffica rapide. Forza, io rispondo. Poi tu scrivi la domanda, io ti rispondo. 3 secondi per risposta. Ok? Forza. Scrivi. Vi do un po' di tempo per iniziare, ma pure senza cronometro, secondo me. Voglio vedere se ci stai nei 3 secondi. Forza. Chiudo, leggi prima la domanda. Tu la leggi quando la stai finendo di leggere, io faccio. No, la risposta che avrai sarà millisecondo ci metto. Vai, allora, vai. Non te ne fanno apposta. Da come ne fanno? Forza, tanto devo aspettare che si installa Windows, eh. Veloci. Allora, va bene Fabio, ora provo a fare un altro paio di prove. Un'ultima cosa, non è possibile che ho collegato 3 monitor alla 1650, 2 monitor a 1366 e un monitor 60 Hz. Che problema? Che c'entra? Non c'entra niente. Non ho capito la domanda prima. Colleghi, non c'entra niente.
Comunque, come al solito, il tuo assemblaggio è impeccabile, bravissimo. Grazie, Marse. Ma oggi in zona Roma dava allerta meteo. Sì, hanno tenuto chiuse le scuole. Oggi pomeriggio dava veramente il nubifragio. Quindi, chi c'ha il kayak è fortunato. No, è il primo che dovrei fare, purtroppo. Ho ordinato già tutto Rise Fix. Quindi, da noi è ordinato. Non ho capito. Ho ordinato tutto già, Easy Fix. Ah, se stai a Roma, portaci tutto. Paghi l'assemblaggio, però, comunque sia, almeno lo prendi fatto a regola d'arte. Fingeronato. Oggi PC Basic, oggi è abbastanza semplice. Pensavo che fosse dentro la GPU. No, no, la pioggia fuori. Due hard disk, due HDD, un SSD e un HDD. No, un SSD da 480 e un disco da 1 tera. Basta, tanto non arrivano domani. Un grande saluto, gran bel PC. Grazie Domenico, anche a me da prima di rotto non si vede niente. Dove stai Nicola? Meglio le rosse o le more? Una via di mezzo. Avete fatto incontrare i vostri gatti? No, non c'è mai stato modo. Miglior case per il Fro sotto gli 80 euro secondo voi? Per il Fro. Dai, dimmi. Bella domanda. Attenzione, te lo dico. No, ciao. No, stava a dire il Meshify C, che adesso è tutto bucato. Tu non manco visti, che cazzo ne frega. Lui in balla solo e spedisce tramite Amazon. Tutti così stanno a far fuori. Che caratteristica ha il processore e il Capitan di Intel? Che cosa intendete per PC standard per i prezzi? Allora, dato che io ultimamente sulle mail sto dicendo, perché le persone ti dicono: ok, quanto costa l'assemblaggio del PC? Io dico PC standard perché ci è successo che l'assemblaggio costa 50 euro, però se tu mi arrivi con 47 ventole Corsair e mi dici voglio tutto sincronizzato con l'RGB, me aggiorni firmware dei controller, allora quello non è più un assemblaggio, quello diventa una cosa che ci vuole più tempo. Quindi per assemblaggio intendiamo PC del genere o anche un PC con i 9 2080 Ti, quello che vuoi. Se mi cominci a parlare di raffreddente al liquido, ciò, allora le ventole del case me le smonti, ti do le mie 6 be quiet, però le voglio, allora lì non è più un assemblaggio, lì diventa una cosa che ci vuole tipo quello lì che abbiamo fatto con quelle poi, sì, non è che costa sì. Il doppio, cioè è una cosa che invece che 50 le costerà 70, 60, dipende, però ovviamente il tempo in più. È uscito quel video, quello lì con tutto il sistema delle K? Sì. No, che era l'O11, no, lo devo montare ancora quello. Ok. Vabbè, l'avete visto lì, quello lì era un cliente che ha portato tutti i pezzi, normalmente assemblaggio, l'assemblaggio 50, poi è venuto con impianto a liquido da montare, 800 ventole da montare, cioè comunque sia... Sì, poi ci ha detto, mi raccomando, voglio usare il programma dell'Asus per comandare tutto, mi deve leggere le ventole, mi deve leggere i controller, io devo premere e deve essere sincronizzato, ok, quelle sono cose che ci vuole tempo per farle. Sai come vanno gli Intel di decima, li avete già montati? No, in realtà penso ancora non sono usciti gli Intel di decima generazione. Provincia di Napoli, ma quel notebook usato sul vostro sito l'ha lasciato un cliente lì per mutiamo quando ci riporta. È quello che abbiamo aggiustato in live su Twitch l'altro giorno. Avete mai avuto il piacere di montare le RAM G-Skill Royal Z? Sì, l'abbiamo montate, c'è un video che abbiamo fatto. Che PC era, mi ricordo? Penso se tu cerchi su YouTube, cerca EasyFix Trident Z Royal, ti esce, perché nella descrizione ce lo metto e YouTube c'ha un ottimo metodo di ricerca, quindi sicuramente te lo darà. Radiatore, meglio 360 frontale o 240 sul top? Meglio il 360 frontale, perché comunque sia l'acqua fa più strada dentro la serpentina, quindi alla fine anche se sta davanti si raffredda di più. Comunque è poco 50, molto conveniente come prezzo. Beh sì, considera che noi offriamo un servizio di assemblaggio gratuito per chi compra componenti da noi e anche l'installazione di Windows senza licenza, gratuita, un totale di 50 più 38, 88 euro. Se mi porti i pezzi da fuori è un assemblaggio standard, spendi 88 euro. Nei 38 non è solo installazione Windows, è un pacchetto che c'ha installazione di Windows, aggiornamenti di Windows, aggiornamento del BIOS, aggiornamento dei driver all'ultima versione. Quindi vi mettiamo tutto aggiornato alla data di consegna. Esatto. Sei arrivato Marco Iannino alla foto finish. Il PC di Antonello con le Trident Z Royal. È vero, il PC di Antonello con le Trident Z Royal. Gli 9 di decima sono già usciti, me sa. Gli 9 di decima generazione sono già usciti. Extreme DJ. Sarebbe pieno di video in giro. Vai, utente. Non se n'è parlato ancora, eh? No. Ha senso passare da 16 a 32 giga di RAM? Dipende se lo utilizzi. No, però non ha molto senso ad oggi, proprio ad oggi specifico. No. La differenza tra Armor e GameX l'abbiamo detta anche prima.
per questa ultima versione hanno il backplate, per quella vecchia c'era quella armor, non aveva neanche il backplate. Per i portatili sicuramente usciranno prima, stranamente escono prima. Differenza di frequenze leggermente tra le due, e la Gaming X c'ha anche un dissipatore migliore con poi i LED eccetera. Antonello, vedi il PC di Antonello, che è stato il primo PC autografato, poi tra l'altro c'ha le Royale, c'ha le Royale. Allora, ho fatto un altro con le Royale, però perché lui, le sue erano silver e quell'altra erano gold. Abbiamo montato due volte queste Royale. Sì, sei sicuro? Sì, è vero. Ad aprile escono i nuovi Intel, ma sempre a 14 nanometri. Ecco, se io volessi solo l'assemblaggio senza installazione di driver, BIOS, cioè, si può fare, certo, si può fare. Però l'assemblaggio è: assembliamo, accendiamo, va video, ok. Bulghi, buonasera, Bulghi, grande, grande, buonasera, ben trovato. Allora, intanto qui siamo arrivati pure su Windows, con molta calma vi cominciamo a dire, non stiamo chiudendo la live, ma ve lo comincio a dire adesso. I prossimi appuntamenti. Che voglio dire? Certo. Domenica esce un video, sempre verso l'ora di pranzo. Sarà, già ve lo dico, un case a braccio, diciamo una marea di case. Ma pure la live di martedì è uscita. La live di martedì la faccio uscire domani registrata. Okay. Allora ancora scarichiamo, chiudo la scarica. Ok. Poi domenica dopo il video, credo pomeriggio, poi questo ve lo faccio sapere tramite le storie di Instagram, ormai abbiamo preso il via, che vi faccio sapere gli orari degli streaming con qualche ora di anticipo, perché sennò poi mi dico storto il tradimento, qualche ora di anticipo, appena so streamerò alle 3, io massimo a mezzogiorno metto la live, quindi quando vedete che esce la storia su Instagram, guardatela, perché spesso c'è l'orario dello streaming di quel giorno. Esatto. Quindi domenica saprete l'orario esatto dello streaming che farò su Twitch. Poi, salvo imprevisti particolari, lunedì sera dovrebbe streamare Stefano, credo. E poi basta, poi il resto seguite. Il resto seguite, raga, adesso seguite, se non l'avete ancora fatto il mitico Umbertone, adesso vi spamma il bel link di Twitch per chi è entrato che ancora non che sta lì che dice non ve lo metto, alla fine vi costringiamo a mettere che c'ha questa che è B450, che è? Questa è la B450 Gaming Plus Max. Quindi ci scrivi. Installazione, lui clicca, io scarico, cioè io scrivo. Allora, è così pericolosa come dicono l'energia elettrostatica quando si monta un PC o bastano dei quanti il lattice? No, aspetta Quex, se mi fai queste domande non ti montare un PC del genere da solo, te prego. Vuol dire che segui il canale da poco. Te prego. Non ti metti i guanti in lattice, perché mentre va a mettere il processore non c'è quella sensibilità. Te scivola, pieghi i pin, invadi la garanzia, butti la scheda madre. Dammi retta. Volete sapere uno dei motivi per cui abbiamo deciso di passare da Facebook poi a YouTube all'inizio? Perché un giorno io andai in negozio e dissi: e vidi un video, ho detto a Ste, lo sai che c'è sta un video su YouTube che c'è tipo all'epoca 2000 visualizzazioni di due ragazzi che montano il PC col nonno e c'hanno i guanti e l'altro, lo fa, che cazzo stai, fammi vedere, io ho fatto, e fa, non è possibile, dobbiamo fare i video pure noi, perché giustamente se vedi un video del genere si dice, raga, dai su, dice, te cascano le braccia, se ci riescono questi lo possono fare tutti. Allora, grazie intanto a Resub di Metal Fox per 5 mesi. Ce ne accorgiamo, vedi, anche quando resubate su Twitch, anche se siamo su YouTube, ce ne accorgiamo lo stesso. Certo. C'è questo sistema che ho trovato della doppia schermata, che sta, cazzo, metti là, fino adesso vedi come legge, ti piace. Il posto nel predefinito. Non te fa bello sulle spalle mie. No, vabbè, tutto. Sta zitto. Tanto alla fine o sai chi è che manda avanti al canale. Tu sì. vai solo del riflesso. Avanti, stai zitto, non rispondere. Scrivi! MSI B450 Game Plus Max. Allora, bravo Quex, stai a Roma, portami tutto, non fa danni, se invadi la schiena male, la garanzia, se butta, poi in te parte, poi in te accende il LED, poi i cavi la passati male, stai buono. Ciao Simone Eugenio Giuffrida. Live update. E se fosse stato retrocompatibile con un 512 core, ci avrei fatto un pezzino con la mia B360. Ho capito. Quanto è veloce la vostra connessione? C'abbiamo una 100 mega. Alle 5 e mezza stacchiamo? Sì, alle 5 e mezza, forse pure qualche minuto prima, perché oggi ci rode così. Penso che un assemblaggio di essere rozzo e di far capire subito chi comanda. Penso che un assemblaggio di installazione OS con driver aggiornati per il tempo che ci vuole, penso a un 100 euro. Ma che sei matto?
noi chiediamo 38 euro per fare una cosa del genere, ci devono pure che una cifra. Con 38 euro ti facciamo driver, BIOS e e te lavamo pure la macchina. Scaramale... No, se c'è la macchina in doppia fila, te lavamo pure quella mentre aspetti. E indosso una tuta stile Chernobyl. Io monto i PC con gli stivali da pescivendolo. Mamma mia, come... dai, Kira, ma che stai? Quanto è veloce la vostra connessione? È una 100 mega di... Che c'hai, shitweb? Ragazzi, dai, forza, forza con il like prima della fine. Forza, forza. Sono distante 500 km da Roma, se è questo il problema. Spedisci tutto, te li spedisco tutto montato. Forza, ragazzi, ricordatevi che su Twitch vi perdete un sacco di contenuti. Bravo Umberto, vedi come... Vedi Umberto che arriva e ci mette un contributo pesante. Mica come il Pollin. E il Pollin arriva, spara 4 cartucce, 3 cagate, dice vado a cangurare e sparisce. Il Pollin ultimamente è latitante, gli dobbiamo ridurre un attimino lo stipendio. E chi lo fa capire, lo dare un po' stecchetta ultimamente. Così almeno capisce e deve ricadere dritto. Per l'RX 5007 bisogna aggiornare il BIOS, almeno per la mia ASRock. Nice. Stefano Ricciarelli... Stefano Ricciarelli, sto dai numeri. Che Mars? Che cosa? Buon pomeriggio Andrea Damiano, buon pomeriggio. Hai followato Twitch? Se ancora non l'hai fatto, cosa aspetti? Questo povero Cristiano, domani stream, è vero, domani è domenica, sabato. Domenica stream su Twitch. Ieri sera stavo io su MotoGP, ragazzi. Vi vorrei mandare una clip. Una clip da ieri sera. I botti che ho fatto non ve dico. FB ha sbloccato la porta. Aspetta, c'è il flash. Allora adesso lo faccio, io lo so fare ultimamente. La bricco istantaneamente. La miseria, guarda, allora dovete fare prima. Quando avete questo, no? Che vi fa tanto. Dovete fare prima il BIOS. E lo fate. E aspettate 25 minuti perché quelli ci mette. Morta! Oggi dissing pesante. Ah, non so. Perché vedi, però sta sotto, non scrive più, non spamma più, non modera più, vedi. Beh, ha detto la verità comunque. Arriva, pam, quattro cagate e via a cangurare. Perfetto, ovviamente. Eccolo, Guex è il prossimo che andrà a finire su Ci pensa mio cugino. C'è una pagina, lo lascio fare a mio cugino, me lo farò assemblare da mio cugino che ne capisce solo, lo assembla senza braccialetti con energia elettrostatica e niente. Pensa che Stefano ha appena rotto sto PC perché l'ha assemblato senza, ti svelo questo segreto, non c'è il braccialetto antistatico. No, c'è l'orologio antistatico. Della c'è niente, fai vedere. Della c'ho due braccialetti de cuoio, quindi potrebbero anche generare carico. Ragazzi, il raffreddamento Ryzen 2 7, va bene quel Master V2? Che è quel Master V.2? Ah, FV Fastweb, che ha fatto? Ha sbloccato? Devo provare Isle of Man, è vero, ma mo mi sono appena shoppato MotoGP 19, sto a fare la carriera, quindi facciamo quello. L'isola di Man per schiantarsi è proprio perfetta. Mamma mia, sei botti. C'è morta un sacco di gente. No, hai capito, sul giochetto, vedo. No, appunto, finiscono dentro le case. Sul giochetto penso che faccio più, da una certa mi dicono, senti, data muove buona. Però sai, quella deve essere niente figa andare a vedere come manifestazione. Sta cosa a me fa strano. Ma non ti preoccupare, non esiste, cioè l'energia elettrostatica esiste, ma il braccialetto antistatico è una cagata pazzesca. E 90 minuti di applausi continui. No, e ci sta, cioè si usa il braccialetto antistatico, ma non è una cosa che ti serve necessariamente per montare il PC. Cioè tu puoi trasmettere de una carica elettrostatica, a meno che non ti sei fatto 500 km in macchina, non hai roccato metalli, non hai scaricato, tocchi una cosa, sì, sei carico. A meno che non c'hai un maglione, un pile o qualcosa che genera carica elettrostatica. Pollina, poi vedi, stampante 3D è venuto il Civita l'altro giorno che ci ha parlato delle stampanti, com'è? Stampante 3D con la resina. Stampanti 3D a immersione. Poi quando parla, noi lo famo parlare, però... Si capisce, ragazzi, è troppo studiato. Però entrano nel cuore di qualcuno. Visto chi è che ha detto? Kira ha detto ci sarà in live il Civita. Sì. Io ieri poi l'ho mandato uno su Twitch, l'ho mandato a vedere la cosa. La live è tornato, mi ha detto ammazza come parla. Oh. E se spiega tutto abbastanza. Una domanda: quanto vale una GTX 1060 Asus Strix? Comunque 60. Sono in tria. Perché sei in tria e usi l'account di un altro? O comunque sei tu stesso di Andrea o Damiano? Guarda, chi sei ti dico dei tre? Il valore che la scheda avrebbe oggi, cioè. Tecnicamente, se tu calcoli che una 2060 la potresti vendere tra le 150 e le 200, il prezzo onesto che pagherei io da utente. Poi, se tu riesci, mamma mia, 19%. Se tu poi riesci a venderla di più, ben venga, però quello sarebbe il valore della scheda. Ti dico, noi le 1070 le stiamo ritirando a 100 euro come usate, quindi figurati. Quella resina sono tossiche. Ma Marzo comunque c'ha problemi. No, belle quelle a resina. So solo che sono tossiche. Vuole scrivere. Io ho comprato la scheda madre Cooler Master, che non esiste.
Stefano, volevo dire Cooler Master V8 V2, quello che sembra un motore. Ah, sì, sì, è un bel distillatore, però è ad aria, è grosso. A noi ci piace lo spazio ormai che rimane tra le RAM e l'interno del case. Non mi piace, mi piace più open space. Quelle sono scuole di pensiero. Bisogna lavorarci con maschera e con i filtri a causa dei fumi della resina. Ah, beh, sì, quello sì. Io stimo, lo stimo, ma non sono stato io a dire se... Ah, vabbè. Starebbe... la mia memoria, Kira, è vabbè, quella che... Io il primo nick che mi viene in mente ci associo una frase. Io entro, manderei la persona in galera. Infatti, a me sempre... in galera diverse volte. Mi hanno bevuto sempre. Adesso dice: te hai detto questo? E mi ha detto cazzo. Però vabbè, si ricorda quello. Quindi. Sono povero, magari una schiavito. Ormai siamo arrivati al punto che neanche mi ribatti. Cioè, vabbè, sì, sì, ho detto. Sono... Tante volte vi propongo un'idea, a volte dopo dico, lui mi fa così: c'ho un'idea, famo così. Famo questo, questo e questo. Quello è perché me l'ha instillata. Io te l'ho instillata io. E poi lui fa, io gli faccio, vabbè, alla fine è come se la, è uscita da lui, è lui il genio. Però non ne ho passato a contestare. Dovrei registrarlo sempre, ma certo. Ci sono diversi tipi di stampa 3D e qui viene, qui è toccato l'orgoglio a Pollina, eh. Comunque, col bene che gli posso volere, perché anche io sono laureato e continuo a laurearmi a braccio, il Civita fa trattazioni non adatte al pubblico. È vero, è vero, è vero. Alla maggioranza del pubblico. Conoscete le sedie della Secret Lab? Sì, conosciamo il marchio. Poi non ce l'ho mai avuto sotto mano. Sembrano comunque delle sedie di buona qualità. Stai col Softera chiuso. Ma che chiuso? Domenica sto andando a giocare. Viene anche il mitico Pinuzzo, alias Wargamer, nostro moderatore. Perché lui gioca a Days col gruppo, quello lì di cavalli. Saltato da me, ma dove Alan, eccetera, eccetera. Si sono organizzati, noi ci siamo organizzati con appunto il mio gruppo di andare a giocare a Softere e si aggregano anche questi altri. Quindi li impalliniamo per bene. Domenica andiamo al chiuso su un posto a Roma che è aperto, ho chiuso, dove ci ho fatto il torneo scorsa settimana. Ma state notando quanto ci vuole per aggiornare un Avevo installato Windows nel frattempo, che tanto che sta installando BIOS. Stavolta guarda, dovrei farla con questa prova, ci vuole meno, io sono convinto. Fai prima a installare Windows che aggiornare il BIOS a PC, a oggi, QMD. No? Questo è di più. Sì, questo è di più. Sì, che esiste, ce l'ha mio cugino nel garage con la PlayStation 5 e GTA 6. A posto. Perché mi prendi in giro? Ciao, Nicoletta. Ciao, lui è Christian. Però scrive con l'account della mamma che è Nicoletta. Ciao, Christian. Questo è il mio nome, Andrea. Un mio amico me la vende per 200 euro. Di che parlavamo? Marco Rizzato, droppa 99 cents. Grazie. Grazie mille Marco, grazie mille. Ah, a posto, questo te lascio rispondere a te, a Clorenzing, io sto no, aspetta, guardando. Stavo prima... No, è prima, aspetta, stavo rispondendo a Antria. Allora, Antria mi ha detto prima, una domanda, quanto vale una 1070 Strix? Gliela vendono a 200 euro? 200 euro per una 1070, gliela daresti? Io no. A oggi no. No, perché ci metterei 30-40 euro in più comprare una 1660. No, una 16. C'ha quasi 50. Fai. Sì, più o meno. Allora, non direi per applicazione di riparazione o montaggio di componenti CMOS, il braccialetto ed il tappetino, tutti connessi a un'ottima catena di massa, sono indispensabili da montare in PC. Non è vero, non sono indispensabili. Clo, mi dispiace Clo, hai detto una cosa inesatta, perché Aspetta, ti dico, è una leggenda. Aspetta, neppure io l'ho mai usato, ma evito comunque di vestire abiti sintetici in un giorno di vento. Comunque lo ho l'accortezza, ok. Vabbè, allora aspetta. Lo sai perché ti dico che non è vero? Perché noi negli ultimi anni abbiamo fatto una media dai 3 ai 400 PC l'anno, di cui il 95% assemblati da Stefano. Chiaro. Lo sai quante ne avrebbe bruciati fino adesso? E il discorso poi darà problemi. Non è vero. Io un sacco di volte a cazzeggio in live per scherzare, ho preso fatto così. Sì, poi ho toccato, non ho mai rotto niente, regà, non è no, vero. Allora, la scarica che tu puoi dare, allora, è vero che noi lo facciamo in un ambiente che vestiamo comunque scarpe che principalmente hanno la suola in gomma, non mettiamo mai maglioni, cioè comunque abbiamo sempre qualcosa di cotone addosso, pantaloni, cioè, non è che mi metto la tuta, sì, vabbè, però non mi metto la tuta acetata, cioè comunque ci vestiamo in una maniera che è neutra. Non è che mi metto la tuta acetata come madre Russia, tutto Adidas, tutto... O comunque deve essere vanno sulla neve, oppure mi metto al vento fuori a montarlo. A casa magari è diverso. Poi sì, toccare il metallo di qualcosa prima di iniziare a montare, per chi lo fa di meno, ragazzi, prendono delle accortezze che a volte sono eccessive. Si sa. Poi la carica elettrostatica, scaricarsi, ok, ma noi ci scarichiamo continuamente durante il corso della giornata con tante cose che tocchiamo anche inavvertitamente. Quindi sì, no, magari tocchi il case, stai toccando, appoggio una mensola, una corona, tocco qua per dire tocca la zampa del tavolo, che
E quindi facendo così, praticamente noi. Ma l'ho fatto male però così. Quindi dico, poi ci sta, però per dire, come tu vai al meccanico, tu gli dici, ma non dovresti indossare i guanti, la maschera e quello, ma che cazzo, sono 20 anni e faccio questo lavoro, e qua te cambio sta gomma. È l'esperienza che ti porta ad escludere alcune cose per un discorso di velocità, per un discorso di che fai più veloce, capito? Queste cose così. Però non abbiamo mai. Tipo la. Sì, vabbè, pure la, quella della busta mob, quella mi posso dire è proprio leggendaria. Sì. No, non ti sei perso niente, Nicoletta, non ti sei perso niente. Riprendo questo, ritorno su e rivado a leggere. Comunque, sì, evitando di toccare. Cioè, evitare di prendere a schiaffi la schiera madre come batteci le mani in mezzo. Nel senso, sì. Tocchi il meno possibile, cioè un minimo di accortezza, ma anche per non impastricciare niente. Oh, adesso sbrago la scala. Hai visto quanto ci ha messo a giornata? Alla fine è sempre meglio un panino con la porchetta e birra, quello sempre. 1070-200 euro, forse prima dell'uscita della serie 60 ci stava, solo che quelli... Adesso la sbrago, Sì, nell'usato 1070 che erano 3,5, lo so. Ciao, posso avere un aiuto? Ad una mia prof gli si è spento il PC mentre faceva l'aggiornamento. Era acceso, ma non si avviava Windows e si riavviava di continuo. Come posso fare? È un portatile non fisso? Prima domanda. Dopodiché ti rispondo alle altre. Oramai sto wifi è diventato un sistema operativo? Eh sì. In tutte le industrie serie si montano le schede così. Sarà mica per qualche motivo o parlo di MOS, non di processori? No, no, ma assolutamente. Se lo fai a livello scala industriale, che ti fanno mettere delle, ti fanno prendere delle accortezze. È come chi lavora in un'officina di riverniciatura. Lo fai con la mascherina, quella con i filtri al carbone, che se lo ti fa a casa sul balcone con la bomboletta, non te metti la mascherina al carbone, ti metti quella di carta che usano per fare iniezioni. Dici tanto questa va bene. Quello che ti voglio dire. Io penso, non credo che ci siano colleghi a oggi che assemblano col braccialetto e cosa attaccato al tavolino, che se ti suona la porta tu lo sganci. Non ci credo neanche se lo. E come ti posso dire, in un cantiere chi lavora sopra le palizzate dei fori, sai, sulle transenne dei fori, è obbligatorio l'elmetto. Se caschi di sotto l'elmetto, a che ti serve? Che te può cascare sopra che non c'è sta niente? Vuoi spiegare perché l'elmetto è obbligatorio? Cioè, devo far male in mille altri modi che la testa. Tu proteggi la testa con il elmetto solo poggiato. Capisci? Toglio di. Poi, se stai in una fabbrica dove ce lo devi avere, perché sennò te fanno la multa, te lo metti. Ma non è obbligatorio. Quello ce l'hanno, perché tecnicamente, se a quello che sta sopra te conteggio di casca al martello, a te le fai cassa la testa. Sì, ecco, però se sopra non c'è nessuno, che mi succede? Sì, ma poi la sopra ci stanno altre palanche. Però che te voglio dire, è maggiore la probabilità camminando che te casca un vaso in testa, sì, sotto un palazzo. Ah, sì, sicuramente. Allora, tuta non tutta. No, è un programma che aggiorna tutta la domanda. No, guarda, non sono riuscito a briccarla, vedi? Che culo. Niente, appunto, le fai driver, ma voi mi occupate la connessione, quindi... Ho provato ad entrare nel BIOS, o in una modalità provvisoria non mi faceva entrare. C'ha Windows 7, sicuramente. Allora, o ti è cambiato qualcosa in UEFI Legacy dal BIOS, però te ce le fa entrare per forza, Allora, i prodotti MSI andrebbero registrati, se vuoi sì, cambia prof. Anche secondo me sono troppi, penso 150 euro sono giusti, che quella potrebbe... Sì, esatto, è un Lenovo, quindi è importante. Il Lenovo ci deve entrare per forza nel BIOS, se non ti parte più Windows e c'aveva magari un Windows 7 o un Windows 10, qualcosa è zompato magari con qualche aggiornamento, quindi o lo riformatti. Ma vi sto dando ragione, ma credo che qualche utente potrebbe pure appoggiare la scheda sul letto e di sicuro bene non gli fa. No, certo. Lo so, Clo. Infatti, se tu guardi il nostro Nvidia Starter Pack, raga, né troppo poco. Cioè, l'assemblata a casa, ok, lo fate sul tavolo, ok. Se usate una cosa di gomma tipo questa, va bene. Non ce l'avete, lo fate sul tavolino, va bene. Non vi mette, né che andate da nonna, metà una coperta di lana, così evito che la scalamare si... Ecco, lì rischi di far danno, perché... Ce la stai a mettere sopra, se poi magari la sfreghi pure prima di metterla, cioè lì te la stai rischiando. Però quello è usare un pochettino di sano cervello. Sì, è la via di mezzo. Né avere veramente quei guanti, ma neanche sul pile, insomma. È una cosa, una via di mezzo, ecco. E avete visto il design della nuova Xbox che sta annunciata? Sembra un PC. No, non l'ho vista. Noi di console non seguiamo molto la cosa. Ragazzi, io devo procedere con le installazioni. Quanto abbiamo finito? Abbiamo detto 5 e mezza, e 5 e mezza furono. Allora ragazzi, quindi vi ricordo, adesso ce ne andiamo, vi ricordo domenica pomeriggio,
dopo l'uscita del video sul canale YouTube, Fabio starta la live su Twitch. Ci sarà una storia su Instagram. Ho detto che tre social. Ho detto tre social. Qui sotto in descrizione, se cliccate sulla freccetta e vi si apre tutto, trovate tutti i link: quello di Twitch, quello di Instagram, quello di Telegram, quello di Facebook. Se ci volete fare domande, trovate il sito, il listino. Se volete donare, ci sono 3000, il link referral di Amazon. Se dovete comprare qualcosa su Amazon, c'è il link referral. Ci cliccate sotto, vi apre Amazon e comprate da là. E Instant Gaming, tutto quello che volete trovate tutto lì. Quindi, per il momento, se non l'avete ancora fatto, andate a followare su Twitch perché domenica trovate lui. E niente, per il momento, bella Green. Io per quanto so pelosa, avrei dovuto bruciare 1000 PC. Fa massa. Quindi, ragazzi, buona serata a tutti, buon weekend a tutti. Spero che ci sarete domenica su Twitch. Va bene? Ciao ragazzi, il video su YouTube, e il video su YouTube, ovviamente commentatelo, like, condividete come al solito. Un abbraccio, fate i bravi, ciao.